di essere qui. Oggi sono molto contenta come direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali di Catania e come membro del direttivo SISCO di dare il benvenuto a voi, ai dottorandi di storia contemporanea che abbiamo selezionato per partecipare a questo workshop nazionale dei dottorandi di storia contemporanea. Sono molto felice di avere la presidente della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea, Daniela Tagliotti, Gia. meglio più conosciuta come Gia. Ricordavamo oggi che il nostro ultimo incontro fu nel 19, quando presentammo lei tenne un seminario, una lezione magistralis, allora io ero presidente del corso di laurea in storia e cultura dei paesi mediterranei e Gia Tagliotti tenne questa relazione sulle minoranze e fu l'ultimo momento perché poi iniziò il Covid. Quindi diciamo anche simbolicamente questo momento per noi, per la SISCO, per il direttivo, per il dipartimento, momento di ripresa per riprendere a vederci e fare le cose in presenza, seminari, convegni, e siamo molto felici, e io personalmente sono molto felice, che questo avvenga a Catania. Quindi do la parola alla Presidente della SISCO e buon lavoro a tutti. Grazie, Daniela. Benvenuti a tutti innanzitutto. Io veramente prendo 2 minuti giusto per dire quanto sono contenta che ripartiamo da Catania, e questo è un buon segno. Catania è una città splendida, sempre una città molto accogliente, questo dipartimento è un dipartimento accogliente, e quindi innanzitutto diciamo i miei ringraziamenti alla direttrice del dipartimento, Daniela Di Gregorio, per aver offerto l'ospitalità, averci diciamo con entusiasmo, aver accettato con entusiasmo l'idea di fare questo storia in corso a Catania. E ovviamente ringraziamenti enormi a quelli che hanno organizzato questa cosa, e quindi Chiara Pulvirenti, Alessia Facineroso, Marco Maria Terrano, cioè senza loro tre questo convegno non sarebbe stato possibile, quindi veramente un grazie di cuore. Io sono particolarmente contenta che le attività della SISCO riprendano con Storia in Corso. Storia in Corso è un formato diciamo di convegno SISCO che mi è particolarmente caro. Il primo Storia in Corso lo abbiamo fatto a Napoli, le prime 2 edizioni di Storia in Corso le abbiamo fatte a Napoli, le abbiamo organizzate a Napoli, e da lì diciamo Storia in Corso è diventato un appuntamento annuale della SISCO. Ci ha fermato ovviamente il Covid, come qualcuno di voi forse saprà, lo abbiamo poi recuperato con l'appuntamento del 2020 online nel 2021, ma evidentemente non è la stessa cosa vedersi online, discutere online rispetto al vedersi di persona, parlare e avere opportunità diciamo di andare al di là, no, della relazione e della discussione, ma parlare prima, parlare dopo, continuare diciamo la conversazione anche negli spazi, come dire, della socialità, è una cosa molto importante. Dicevo, sono particolarmente contenta di ricominciare l'attività in presenza della SISCO con Storia in Corso, perché Storia in Corso è il seminario dei dottorandi, è il seminario in cui la SISCO che è una vetrina diciamo per i dottorandi che vengono selezionati, per le giovani leve, per quelli che stanno pensando, si stanno formando diciamo per a diventare storici. Non tutti poi lo diventeranno, ma altri sì, altri no, perché nel frattempo prenderanno altre strade magari più interessanti per loro. Però la SISCO oggi è una società che conta un numero molto elevato di giovani storici tra i suoi soci. Tantissimi sono i dottorandi iscritti alla SISCO, e come avrete anche avuto modo di vedere, soprattutto quelli di voi che sono anche soci della SISCO, la SISCO sta investendo in questi ultimi anni moltissimo sui giovani, cioè nel senso nei limiti evidentemente diciamo delle sue possibilità, però appunto ci siamo inventati un premio articolo che guarda per l'appunto ai giovani, a quelli non, come dire, che non sono dentro l'università ma che sono in questa
fase, diciamo, no, terminale del loro dottorato e iniziale del loro postdottorato. Ci siamo inventati le borse di studio che sostengono le partecipazioni ai convegni, le visite in archivio, le revisioni di traduzioni di articoli che qualcuno di voi decide di provare a pubblicare, diciamo, in sedi internazionali. Tutto questo, diciamo, lo stiamo facendo pensando che c'è, diciamo, una parte veramente importante dentro la società, che è una parte crescente, e che sono per appunto i giovani in formazione, e quindi storia in corso. Da questo punto di vista, diciamo, continuano questa tradizione di attenzione a questo pezzo della società che è crescentemente importante. Non rubo altro tempo, do subito, credo che Marco Rovinello, tocchi a Marco Rovinello presiedere questa prima sessione, e quindi con Pinella ci sediamo compostamente in mezzo al pubblico ad ascoltare le vostre relazioni, i vostri interventi, sicuri di imparare molto da questi tre giorni. Grazie e buon lavoro. Mi limito semplicemente a informarvi delle regole di ingaggio. E cioè, come da programma, 15 minuti per il dottorando e la dottoranda per esporci la relazione, 15 minuti a discassa, poi avremo un dibattito che spero sia ricco di domande, e poi il dottorando e la dottoranda a facoltà di chiudere. Entro i tempi, il mio dovere è quello di riportarvi rigorosamente al rispetto dei tempi. Grazie a tutti. Buonasera a tutti e a tutti, e vorrei anche io ringraziare la Sisco, il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Catania e tutte le organizzatrici e organizzatori per aver organizzato questo seminario, per avermi permesso di permettermi ora di di presentare il mio progetto. Io sono Arlena Guelli e sono iscritta al secondo anno del dottorato in storia, cultura e politiche del globale dell'Università di Bologna, e il mio progetto si intitola, credo che si veda intero, in inglese, cioè nella lingua in cui la mia tesi di dottorato verrà redatta, African and Afro-Diasporic Green Cultures and Anti-Colonial Propaganda Networks 1917-1939. E l'oggetto della mia ricerca sono infatti alcune reti di informazione e propaganda anticoloniale fra il continente e diaspora africana. Il periodo su cui si concentra è quello compreso fra le due guerre mondiali. Infatti, sebbene l'emancipazione politica del continente africano prenda, come noto, le mosse dal secondo dopoguerra, la storiografia recente ha rintracciato già nei primi decenni del Novecento alcune premesse fondamentali al processo di decolonizzazione. In particolare, il consolidamento di reti politiche e intellettuali fra continente e diaspora africana è stato oggetto di alcuni studi importanti, e fra questi mi limiterei a citare i lavori di Brent Haynes-Edwards, di Minka Makalani, di Penny Boneshan, di Akie Madi e di Malcolm Moran. E questi studi hanno descritto la progressiva saldatura di istanze di liberazione anticoloniali e antirazziste, analisi antiimperialiste e progetti egualitari sotto la definizione di internazionalismo nero. Mentre l'efficacia di queste solidarietà transnazionali nell'attivare mobilitazioni transnazionali, appunto, e favorire la circolazione di idee è stata riconosciuta, il concreto sviluppo e il funzionamento di tali connessioni è uno spazio ancora aperto per la ricerca. E in particolare la mia tesi vuole contribuire alla discussione in corso sulla formazione di alcuni circuiti stampati fra Afroamerica, area circumcaraibica e continente africano. Parlando di circuiti stampati anticoloniali, mi riferisco alla circolazione transnazionale di quotidiani e riviste possedute, stampate dirette da attivisti intellettuali africani o afrodiscendenti coinvolti nei medesimi dialoghi su colonialismo, razzismo e imperialismo. Indagare la produzione dal basso, la disseminazione e la ricezione di materiale informativo di propaganda anticoloniale significa indagare un processo che ha molte dimensioni. Questo processo coinvolge infatti le mobilità, le geografie transnazionali degli attori coinvolti, i progetti e le idee che animano la loro azione, le loro relazioni personali e le più ampie reti intellettuali e professionali, l'infrastruttura commerciale a sostegno di questi media
e anche l'impatto della censura e della repressione imperiale. E io vi sto mostrando alcuni dei materiali su cui lavoro che sono per lo più presi dal primo dei tre casi di studio, insomma non sono importanti, ma almeno vi facevo vedere materialmente di cosa si tratta. La dimensione più complessa e forse più opaca ad alcuni metodi tradizionali di indagine è quella della ricezione, ovviamente. Insomma, una ricerca di questo tipo che prende in considerazione i contesti interconnessi ma dislocati e fortemente eterogenei pone quindi questioni legate a multilinguismo e traduzione, alfabetizzazione e comunicazione per immagini e dunque multidimensionalità delle culture stampate, la cui considerazione non si può slegare dalla circolazione orale e dal rapporto con gli altri media. Una delle modalità con cui sto cercando di restituire qualcosa della ricezione, dell'interpretazione e dei molteplici riutilizzi a cui i materiali propagandistici sono di volta in volta soggetti è quella di sfruttare alcune caratteristiche di questa stampa anticoloniale, ovvero la sua forte intertestualità. Infatti storiche come Isabel Hofmeyr e Lara Putnam hanno già notato come un insieme di esigenze materiali, dettate soprattutto dalla scarsità di risorse e dalla repressione, principalmente abbiamo generato delle pratiche, addirittura un sistema di scambio fra editori nel continente e nella diaspora che regolarmente collaborano, scambiano per posta, riciclano, citano e plagiano da altre testate in questo periodo. Sebbene questo sistema di scambio fosse di uso comune già prima della rivoluzione del telegrafo, in questi contesti contribuisce alla creazione e al consolidamento di reti di solidarietà, alla circolazione di nuove idee e all'attivazione di mobilitazione transnazionale. Tenendo conto di questa intertestualità che si viene a creare attraverso i continui prestiti fra queste attività editoriali solidali, uno degli obiettivi della mia ricerca consiste nel tracciare alcuni di questi prestiti testuali, anche con il supporto che nella tesi rendo esplicito e problematizzo gli strumenti delle digital history. E in particolare ricorro occasionalmente a software di analisi testuale che facilitano e velocizzano i procedimenti di comparazione. Perché lo scopo qui non vorrebbe essere soltanto quello di attestare e mappare una circolazione transnazionale di materiale stampato, ma anche di sondare le implicazioni sul discorso politico di un continuo e policentrico processo di manipolazione e traduzione linguistica, ma anche geografica e ovviamente politica. La tesi si struttura, qui non ho preparato una slide, però si struttura in tre casi di studio, ovviamente non si può dire tutto, ma forse andando a osservare cose diverse in tre casi di studio diversi mi sembrava un modo utile per capire qualcosa. Io ho selezionato questi casi di studi allo scopo di bilanciare una centralità che viene attribuita all'Atlantico Nero, diciamo al Black Atlantic, e ai territori metropolitani europei che negli studi che ho prima citato rappresentano lo spazio di circolazione e soprattutto di produzione principale esclusivo. E, diciamo, li ho selezionati in favore di un maggiore protagonismo dell'Africa e del Mediterraneo. Insomma, il continente africano spesso è presente in questi resoconti, ma è soprattutto nella posizione di un recipiente, di un ricettore di materiale culturale, di materiale stampato prodotto altrove, ma questo non è sempre il caso. Il primo capitolo della tesi, che è quello attualmente a uno stadio più avanzato, indaga l'attività di propaganda svolta dal Partito Comunista Sudafricano, che è attivo sotto questo nome dal 1921 al 1950, in dialogo con il Movimento Comunista Internazionale, la ricezione della stessa da parte delle organizzazioni nazionaliste anticoloniali dell'Unione Sudafricana e nei protettorati britannici dell'Africa Australe, infine la sua rielaborazione, traduzione e riutilizzo attraverso canali di comunicazione diasporici da parte della stampa antirazzista afroamericana e afrocaraibica. Il secondo capitolo si concentra sui rapporti fra la stampa nazionalista nordafricana, in lingua araba e francese e i movimenti di solidarietà anticoloniali attivi in Europa e nelle Americhe durante la guerra del Rif, che va dal 1921 al 1926. Il terzo capitolo è dedicato a una riconsiderazione della dimensione coloniale e razziale della guerra civile spagnola, 1936-1939. Nella fattispecie prendo in esame il dibattito antifascista nei circuiti stampati africani e afrodiasporici a proposito sia del reclutamento di truppe marocchine da parte dell'esercito nazionalista ribelle, sia della partecipazione di volontari africani e afroamericani alle brigate internazionali. Intendo qui dedicare uno spazio importante ai reportage di guerra condotti in Marocco e in Tunisia da parte di Menzi Kanard e di Leo Vanner,
Infatti le rubriche curate da questi attivisti antirazzisti uniscono un'analisi di colonialismo e fascismo intesi come esperienze radicalmente interconnesse a una riflessione di genere. E come appare, la ricostruzione complessiva va a coinvolgere una pluralità di attori, movimenti e organizzazioni nazionaliste, reti panafricane, panislamiche, panarabe, internazionale comunista e le sue articolazioni, partiti e sindacati occidentali. Tuttavia al suo interno nessuno di questi attori riveste un ruolo guida. E come ho specificato meglio nel paper, oltre a fare ovviamente riferimento a fonti a stampa, la ricerca si serve anche di fonti d'archivio e principalmente faccio riferimento a sorveglianza da parte delle polizie coloniali e metropolitane britanniche, francesi e sudafricane, ma anche di memorie, autobiografie e corrispondenze che sono appunto in grado di rendere meglio questa prosopopea dei coinvolti e anche molte delle dimensioni materiali. Io mi fermerei qui, forse ho parlato. Grazie alla Cisco, grazie agli organizzatori, grazie al Comitato Scientifico per avermi invitato a discutere e quindi a conoscere anche la ricerca di Buelli, che è una ricerca interessante. Intanto è interessante la scelta della stampa come oggetto di studio, ed è una scelta interessante, è una scelta anche intelligente, perché permette di superare, quantomeno in parte, il grave problema che tutti quanti noi che ci occupiamo di storia del continente africano dobbiamo in qualche modo, con quale ci dobbiamo confrontare, che è il problema della carenza di fonti scritte, soprattutto fonti che non siano fonti governative o comunque fonti istituzionali. Dunque l'impiego di questo tipo di stampa, diciamo dal basso, stampa di propaganda dei movimenti anticoloniali, dei movimenti antirazzisti, permette quantomeno parzialmente di superare insomma questa evidente difficoltà. Oltretutto il giornale o il periodico, insomma, perché sia giornali che periodici, sia quotidiani che periodici, non sono per loro stessa natura documenti unici, ma di solito, anche se non sempre, immagino, sono reperibili in più copie, magari anche digitalizzate, insomma. Quindi questo aspetto anche della digitalizzazione delle pubblicazioni è un aspetto importante, no? in questa fase dalla quale forse stiamo uscendo. Però insomma anche dopo la fase Covid è comunque insomma importante la digitalizzazione, favorisce il nostro lavoro. Dunque lo studio della stampa è obiettivamente, secondo me, un buon canale per approcciare la storia del continente africano. Anch'io insomma l'ho trovato un canale, diciamo così, agevole. Una storia che non sia fatta soltanto attraverso gli archivi coloniali, che non sia mediata unicamente dalla documentazione coloniale, che è importante, ma ovviamente fornisce una visione che è del tutto parziale, anche se sappiamo che negli archivi coloniali non si trovano solo documenti prodotti dalle autorità coloniali, perché ad esempio la censura è una modalità attraverso la quale si possono reperire negli archivi coloniali materiale prodotto ad esempio dai movimenti di resistenza o comunque dalle società colonizzate. Dunque, il primo aspetto, a mio avviso, di interesse è proprio di questo lavoro che ci viene presentato, è proprio il tipo di fonti che viene impiegato. Tra l'altro, Buelli non si limita a, come di solito viene fatto, a indagare la nascita attraverso la stampa, la nascita, lo sviluppo, il consolidamento, la diffusione delle correnti ideologiche dell'anticolonialismo, dell'antirazzismo, ma, questo lo dice proprio esplicitamente nel paper, si focalizza, si concentra sulla stampa come infrastruttura, viene definita proprio così nel paper, quindi anche con una certa attenzione dedicata ad aspetti particolari, specifici, come quelli della distribuzione, la raccolta delle informazioni, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è un approccio molto interessante per me e che ovviamente mi permette di fare una riflessione o una suggestione rispetto a due aspetti che forse dovrebbero essere particolarmente, sono diciamo così meritevoli di essere approfonditi, proprio a partire da questo tema della stampa come infrastruttura. Perché è interessante come alcune pubblicazioni che vengono citate nel paper, di cui si parla nel paper, raggiungono tirature davvero importanti. Alcune pubblicazioni statunitensi, alcune anche pubblicazioni sudafricane.
E dunque questi giornali, oltre che strumenti di informazione e di propaganda politica, sono anche delle imprese economiche però. C'è questo aspetto che per me è molto, molto importante. Allora mi domando, che impatto hanno queste pubblicazioni, queste imprese economiche nel plasmare la cultura, diciamo così, imprenditoriale, economica delle realtà in cui nascono? Anche perché in contesti in cui, diciamo, la libertà economica dei gruppi, diciamo così, neri è limitata, allora questo della stampa diventa un campo di analisi interessante anche sotto il profilo della cultura imprenditoriale. Poi ovviamente c'è la domanda gemella di questa. Quale impatto ha questo genere di stampa nel delineare una certa cultura editoriale, nel profilare la forma di un certo giornalismo professionista o semiprofessionista, insomma? Ed è importante perché una parte, insomma, importante dei leader della decolonizzazione proviene dal mondo del giornalismo, quindi è un campo interessante. Forse sarebbe anche utile un approccio prosopografico, cioè la ricostruzione delle carriere di qualche giornalista potrebbe essere utile nella misura in cui io, così insomma un po' a naso, credo che potrebbe emergere l'influenza all'interno, in alcuni percorsi, diciamo così, educativi, formativi, professionali, dei missionari o in generale degli enti religiosi, che effettivamente nel continente africano hanno giocato un ruolo importante, sia nel campo della formazione, ma anche nel campo dell'editoria, allevando, no, lo sappiamo, taluni leader anticoloniali, anche perché queste missioni mantenevano un certo margine di autonomia rispetto alle autorità governative. Io penso al percorso di Kenyatta. Kenyatta in qualche modo impara il mestiere editoriale nei circuiti delle missioni religiose in Kenya e poi però lo mette a disposizione di un'altra causa. Un'altra così suggestione, una riflessione, è ovviamente quella sui confini geografici e cronologici di questa ricerca, perché la tesi si confronta con un movimento che ha una natura assolutamente globale, un carattere globale, ma poi ci si concentra su alcuni casi specifici che, insomma, come è stato detto, sono appunto Sudafrica, la zona del Rif, quindi la parte settentrionale del Marocco, e infine la dimensione razziale coloniale della guerra civile spagnola del 36-39. Allora forse sarebbe però utile capire quali sono le ragioni profonde di questa scelta, anche ad esempio considerando la natura molto periferica del Marocco, no, nella storia del continente africano, e soprattutto di quella parte settentrionale del Marocco che è sottoposta al dominio spagnolo. Quindi parliamo di una zona periferica del continente africano sottoposta al dominio di una potenza del tutto marginale. Ora, si possono approcciare grandi temi storici partendo da assumendo anche una prospettiva laterale. Non è che l'ha prescritto il medico, bisogna sempre focalizzarsi sui grandi paesi che hanno un impatto più evidente, però forse andrebbe spiegata, insomma, la scelta del Marocco anche in relazione con gli altri contesti. Ecco, il Marocco e il Sudafrica davvero sono due periferie, certo il Sudafrica è una periferia di peso, e dunque capire come questi tre casi si intrecciano e come rendono coerente il ragionamento e tutto il... Poi ovviamente i confini cronologici, che nel paper sono dichiarati, però non sono spiegati. Confini cronologici sono il 17 e il 39. Io vado un po' per intuizione, immagino che il 17 rimandi alla rivoluzione russa, insomma, la rivoluzione bolscevica, immagino. Il 39, scelto come termine ad quem, immagino che rimandi alla fine della guerra civile spagnola oppure è il primo anno della seconda guerra mondiale, ecco, non lo so, immagino. In ogni caso si tratta davvero di eventi periodizzanti, però io così
Potrebbe essere, immagino che potrebbe essere utile ragionare intorno alla possibilità invece di ancorare la scelta del termine ad quem al campo della storia dei mezzi di comunicazione e propaganda politica in Africa, di cui i giornali sono parte effettivamente. Ad esempio, la data, il termine ad quem, potrebbe tenere conto delle cesure determinate dall'evoluzione tecnologica che interessa nel campo dei mezzi di comunicazione, che interessa il continente africano soprattutto verso la fine degli anni 30, verso la fine di quel decennio. Mi domando, ma è del tutto un'ipotesi, ecco, non è un suggerimento, è una riflessione che faccio, se la penetrazione della radio come mezzo concorrente, ma anche complementare rispetto alla stampa, nella comunicazione, nella propaganda politica, possa rappresentare un momento di transizione che impatta sulla modalità di fare giornalismo, sulla diffusione delle notizie. E forse, dato che il focus del lavoro, di questo lavoro di tesi, è quello della stampa come infrastruttura, allora ragionare sulla penetrazione, la diffusione nel continente di un'altra infrastruttura che supporta la propaganda e la comunicazione politica, forse avrebbe senso. Penso al Sudafrica e dove la radio arriva negli anni 20. E poi nel 1940 la SABC, la South African Broadcasting Corporation, inizia le trasmissioni ad esempio in Zulu nel 40 e anche in altri idiomi locali. Quindi questa potrebbe essere, no, guardando all'altra infrastruttura, potrebbe essere un modo per determinare un termine ad quem a partire, diciamo, situato all'interno del campo della storia dei mezzi di comunicazione. Ovviamente non è il suggerimento di aprire un campo di ricerca, un cantiere di ricerca alternativo, ulteriore, perché questo cantiere mi pare già molto impegnativo, ma forse riflettere intorno all'esistenza di altri fattori e campi che determinano l'evoluzione della stampa e della cultura editoriale in generale, oltre agli avvenimenti macro, perché il 39 è un avvenimento macro. Tra l'altro interessante perché la radio poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, diventa lo strumento principe di propaganda e di mobilitazione dei movimenti di colonizzazione. Concludo con due parole intorno a quello che è poi l'obiettivo più generale che si pone questa tesi, come, insomma, quantomeno io ho colto questo, perché questo lavoro incrocia sicuramente alcune linee di ricerca molto fertili che sono affermate a livello internazionale. Questa categoria di internazionalismo nero, una costellazione di movimenti transnazionali, eccetera, eccetera, ma insomma è già stato detto, non lo ripeto. E Buelli tenta però di in qualche modo fornire, elaborare una lettura che sia originale, ecco, ribaltando un po' questo rapporto gerarchico che secondo lei nella letteratura internazionale si è instaurato tra, diciamo, la sponda occidentale dell'Atlantico e il continente africano. Ci metterei anche l'Europa come continente che accoglie importanti diaspore africane, qua il rimando che c'è anche nel paper all'importante libro di Goebbels su Parigi anticoloniale. Diciamo, questo approccio viene un po' contestato e si ritiene che sia utile rimodulare questo rapporto gerarchico che tende a marginalizzare l'Africa, diciamo, dalla storia globale, e l'intento del lavoro invece restituire una certa autonomia alle idee che germogliano nel continente africano. Io credo che questo intento di ridefinire questo rapporto sia assolutamente condivisibile, ma io andrei anche oltre, ponendo proprio in maniera critica il rapporto tra movimenti anticoloniali del continente africano e le correnti dell'antirazzismo provenienti soprattutto dalla stampa dagli Stati Uniti e veicolati dalla stampa statunitense, iniziando anche a evidenziare alcune importanti differenze tra questi due mondi, differenze che non sono contingenti ma sono proprio strategiche. L'anticolonialismo è una battaglia per la riconquista del potere, per rovesciare governi instaurati dagli occupanti europei, ed è una battaglia che ha come esito la decolonizzazione e che conosce anche un passaggio molto drammatico,
che è l'espulsione delle comunità di coloni bianchi dal continente, con alcune rare eccezioni, tra cui in parte il Sudafrica. Quindi nel continente africano il tema del razzismo, in particolare la convivenza tra comunità locali e le comunità dei coloni europei, si risolve in maniera davvero drammatica e netta con l'espulsione. L'ipotesi di espellere le comunità dei coloni europei è un'ipotesi, perché ritenute non integrabili, è un'ipotesi che è parte dell'agenda di molti movimenti anticoloniali. È molto diverso invece il contesto nordamericano, e l'antirazzismo, inteso anche come rapporto con le altre comunità, si declina in maniera molto diversa. Si declina in maniera diversa anche perché la condizione degli afroamericani è una condizione di minoranza, quindi ragionano e agiscono primariamente sia come neri, ma anche come membri, come gruppo di minoranza. Ecco, quindi questo è proprio, a mio avviso, una differenza che rende diverse proprio le strategie di azione tra questi due mondi. Io mi fermerei qua. Sì, grazie della presentazione, tema di ricerca molto interessante. Ho visto, insomma, fra le slide che oltre ad articoli erano presenti, insomma, delle strisce, vignette, fumettistiche, quindi elemento visuale di immagine. Volevo chiedere a tal proposito se nella tua ricerca ti soffermi anche, insomma, su questa tipologia di comunicazione, questa tipologia di fonte che ovviamente ha dei meccanismi di analisi anche un po' molto diversi dal testo, e se magari tramite dei nessi, stavolta non intertestuali ma intervisuali, si possono recuperare, secondo te, se lo hai fatto, dei riferimenti, delle rielaborazioni, delle riprese da determinati filoni di propaganda e di discorso politico. Non so se mi sbaglio, però insomma, le vignette che ci hai fatto vedere ricordavano un po' vagamente come struttura grafica, per esempio, le immagini di propaganda russa sovietica. Non so se hai trattato con questi temi, volevo saperne di più. Grazie. Mi chiamo Emanuele Bernardi, Sapienza di Roma. Volevo solo chiedere una cosa relativamente, la curiosità me la partiva dalle fonti. Quando si ragiona su questo Partito Comunista, non ho capito se l'analisi rimane a livello, appunto, di propaganda, giornali, fonti di stampa, infrastruttura, come si diceva, se questo significa introiettare l'elemento politico dentro il racconto e la ricerca, per cui a vedere anche le carte, banalmente, dico una cosa banale, del Partito Comunista Italiano, la Fondazione Gramsci a Roma. Presso la Fondazione è stata sviluppata da qualche tempo un'attenzione fortissima per il Sudafrica, i movimenti della decolonizzazione successivi al tuo periodo storico, però immagino che conservino sicuramente del materiale anche relativamente a questo periodo. Quindi, ecco, la domanda è su due fronti: se sta dentro il tuo racconto e se sta dentro la tua analisi, la tua ricerca, forse dovrebbe essere utile. Grazie. Sì, per la presentazione, che era molto ricco. Sono questioni di cui non so molto. Ma questo è un riferimento, mi piaceva l'idea di usare, soprattutto rispetto alle fonti visive, provare a riprendere alcuni tipi di analisi dei media, nell'epoca moderna. Vedo che ho visto che citavi Scribner, mi chiedevo se a questo punto, riprendendo Scribner, se volessi fare un'analisi iconografica, oppure se abbiamo qualche elemento in più per capire anche le dinamiche del consumo della propaganda e dell'immagine, cosa rispetto alla quale Scribner rimane un po' probabilmente ambiguo. E l'altra domanda era, a un certo punto, negli anni, parli di, appunto, rispetto a queste infrastrutture, parli di reti marittime, dei lavoratori marittimi, portuali e via così, e anche poi nell'intersezione con i movimenti sindacali in Sudafrica.
Chiedevo se avessi già considerato la possibile interazione con gli industrial workers of the world, che proprio negli anni 30, una fase di declino organizzativo, diciamo, conoscono delle fasi di fortuna proprio nelle reti marittime e nei lavoratori appunto del mare. Due cose, una riguarda la questione della circolazione. Allora, domanda proprio dall'esperto in questo caso: come si studia questa circolazione? Cioè, nel senso che cosa ha in mente di fare, nel senso che c'è anche una mappa poi di questa circolazione, nel senso che queste, se capisco bene, diciamo, questa stampa, diciamo, parte da certi luoghi, ma poi va oltre questi luoghi da cui parte e si diffonde il continente africano, parte del continente africano, evidentemente seguendo anche una geografia che è una geografia linguistica, appunto, che non è semplicemente la geografia della traduzione, ma è anche la geografia della recensione, quindi la stampa in lingua inglese finisca evidentemente nelle colonie in cui la lingua inglese è la lingua prevalente, è comunque una lingua di comunicazione della, diciamo, della metropoli. E quella di lingua francese finisce nella colonia di lingua francese e viene questo passo, diciamo. Quindi intanto come si studia la circolazione e come si riesce a capire appunto il problema giustamente il problema della recensione, no? Quanto si riesce a capire, quindi dove si trovano anche, dove finiscono, quali circuiti finiscono questi giornali, questi vignette. L'altra cosa su cui volevo tornare è la questione sollevata da Simona Bene a proposito della periodizzazione. Perché questo 17 è importante non soltanto perché c'è la rivoluzione bolscevica, ma è importante anche perché siamo in piena guerra mondiale e in un momento in cui la Germania, che ancora non è un paese sconfitto, ma sta facendo una grandissima operazione anticoloniale, cioè la Germania prova, no, siccome questa guerra è mondiale nel vero senso di parola, perché è una guerra che si estende evidentemente a tutti i territori degli europei che sono coinvolti, la Germania prova, no, dal primo momento in realtà, ad usare la guerra come strumento in funzione anticoloniale per sconfiggere, diciamo, i due grandi imperi a cui si oppone, cioè la Francia e la Gran Bretagna, prova a farlo alimentando la jihad quando l'impero ottomano entra diciamo, in guerra accanto alla Germania e prova a farlo, diciamo, alimentando tutti i movimenti anticoloniali in Asia soprattutto, ma credo che lo fa anche abbastanza in Africa. E quindi mi chiedevo in qualche modo se questa cosa si vede anche, no, da questo lavoro di raccolta di queste fonti. Peraltro questa è un'azione che la Germania continua a fare anche nel periodo della guerra, quando ha perso l'impero coloniale e quindi ha più, come dire, anche legittimità, tra virgolette, no, a mettersi dalla parte di coloro che sono contro il colonialismo di fronte a una Francia e una Gran Bretagna che invece continuano, che rimandano indietro, rimandano a casa, diciamo, le truppe coloniali e cercano, diciamo, di ristabilire, no, il loro dominio su questo. Io vorrei, chiaramente probabilmente è un po' colpa mia, vorrei fare una domanda sul Lost in Translation, perché questi sono giornali che presumo scritte nella lingua, no, inglese, francese, quindi la prima domanda che mi veniva era rispetto al pubblico che leggeva, che era, diciamo, il destinatario di questo tipo di stampa di infrastrutturale. Per la cosa più banale che mi viene da dire è che si rivolgeva quindi a delle elite che erano già acculturate e che rappresentavano quindi un, come dire, un livello, un ceto sociale medio alto perlomeno, o che comunque aveva appunto una circolazione tra madrepatria, colonia, eccetera, probabilmente più solito, no? Usuale. E questa è la prima cosa. La seconda cosa mi veniva anche come da una cosa che ha detto Simona Bere, cioè il ruolo della
la radio. A un certo punto, effettivamente, quando noi studiamo, no, tra gli anni 20 e anni 40, diciamo, quando parliamo di Europa, della mobilitazione, eccetera, diciamo il ruolo del, non dico dei cinegiornali, eccetera, ma proprio il ruolo della, della stampa, della, della radio. Quindi anche in questo mi sembrava interessante, perché credo che nel ruolo della radio, che appunto però è un mass media che può arrivare non più solo all'elite colta, ma può arrivare anche a un'elite, non un'elite, una popolazione più vasta, come questo ha potuto cambiare la comunicazione politica. La terza cosa, anche questa veniva da, dalla vostra, sia dalla tua che della discussant, la questione dell'antirazzismo americano. Cioè, mi sembrava una cosa molto interessante questa, è stato accennato. Gli americani, statunitensi, sono quelli che impongono un po' con la carta atlantica a Churchill di dire va bene, noi faremo la carta atlantica, però tu poi dovrai rinunciare a tutti i tuoi i possedimenti coloniali, devi impegnare a fare questo sui possedimenti coloniali, e nello stesso tempo in quel momento forse gli Stati Uniti sono il paese più razzista del mondo con i neri. Quindi anche qui piani che si intersecano, cioè direi tra grande storia e storia della decolonizzazione e anche storia degli Stati Uniti, o comunque di area, come si diceva una volta. Buonasera a tutte e tutti, sono Franco Verri. Due domande da una persona che non sa molto. Una è riferita a, a un commento di Simon. È riuscita già per caso a individuare almeno alcuni nomi dei giornalisti barra militanti che poi fanno materialmente che fanno vivere queste imprese editoriali, queste testate, perché secondo me se si riuscisse a seguire almeno uno o due percorsi biografici, perché proprio perché non è una storia istituzionale, è una storia comune di militanti che si muovono probabilmente, immagino, anche senza troppe strutture di supporto, tranne penso per la terza internazionale che magari dà un supporto più forte. Sarebbe ecco, forse utile anche perché per non fermarsi solo all'analisi fondamentale che è quella dei testi. L'altra domanda era ancora più banale se possibile, la consistenza di questi periodici sono immagini molto, sono esperienze molto, molto brevi, o ce ne sono alcune che magari con degli intervalli riescono ad avere una durata di qualche anno, e dove sono conservati? Non dico la funzione che per la maggior parte sarà, immagino, online, ma quali grandi biblioteche li possiedono? Ringrazio moltissimo la professoressa Bere per il suo intervento e per tutti gli spunti che sono arrivati anche dalle domande, che sono molte, a cui spero di non risponderò, penso, adeguatamente a tutte, però cerco di dire qualcosa. Senz'altro la scelta dell'oggetto di studio, non come fonte, ma come oggetto di studio in sé, è senz'altro facilitato dagli importanti lavori di digitalizzazione che sono in corso, più che conclusi in questo momento, fra
varie università, archivi, biblioteche, non esauriscono purtroppo le necessità di una ricerca di questo tipo, che viene necessariamente complementata da una ricerca da fisicamente, uno spostamento, una ricerca negli archivi, che purtroppo incontra degli ostacoli o dei vuoti, delle cancellazioni. Ci sono purtroppo molti di questi sono andati perduti ampi lassi di tempo. Se penso, io prevedo un periodo di ricerca a Cape Town nel prossimo anno, la biblioteca dell'Università di Cape Town è bruciata, la biblioteca di africanistica nell'aprile del 2021 e ha lasciato un buco incolmabile e alcuni materiali non saranno più. Peraltro molti materiali di questi erano molto importanti per la mia ricerca, ma rete di colleghi che hanno potuto precedentemente digitalizzare per quanto loro hanno compensato questa tragedia, però per quello che mi riguarda e non per molto altro. E, se, senz'altro si tratta anche di fare la storia di qualche cosa che non solo di non fare un lavoro che si concentra su una dimensione testuale, perché questi periodici sono anche delle cose, sono delle cose che circolano, sono degli oggetti che vengono anche esperiti sotto un diverso aspetto, non vengono solo letti, vengono guardati, vengono circolano in delle maniere che dipende anche dal formato fisico che questi assumono, vengono trafficati, vengono trafficati spesso fra l'altro sulle navi dei lavoratori portuali, dei soldati che ritornano, e questo fra l'altro mi consente di collegarmi sulla questione della periodizzazione. Fare iniziare questa ufficialmente nel 17 potrebbe anche non essere così, che quello che cambia tutto e che crea le condizioni per l'oggetto della mia ricerca è la Prima Guerra Mondiale, sicuramente la grandissima mobilità che genera la Prima Guerra Mondiale e soprattutto poi il ritorno di chi ha partecipato al conflitto e che ritorna spesso ritorna nelle Indie occidentali britanniche, ritorna nelle colonie del continente africano. Questo crea delle connessioni, mette in moto dei processi, fa partire delle mobilitazioni sindacali, antirazziste, anticoloniali molto importanti, che già iniziano in questi anni. Ad esempio il caso sudafricano in realtà parte dal 15, le attività, è una data che forse verrà anche quella ritrattata, nonché anche quella del 39. Che la Seconda Guerra Mondiale a sua volta cambia ancora molte cose. Che da una parte impone una censura che si sente in maniera molto pesante sul tipo di circuiti che studio, e nell'immediato dopoguerra vede un cambiamento radicale di questa tipologia. La stampa, anche quella africana, diventa di massa, e tanti dei personaggi o anche tante delle compagnie che nascono negli anni 30 poi sono quelle che vanno anche a monopolizzare dei mercati, sono assolutamente dei processi che iniziano nella fase che studio io, però poi assumono una dimensione e anche delle dinamiche molto diverse. E dunque lì si va, secondo me, proprio a quasi a cambia in maniera molto significativa l'oggetto di studio. Qui si tratta anche dei supporti che hanno quasi dell'artigianale, sono delle cose davvero messe insieme in delle condizioni di estrema scarsità e difficoltà, che hanno dunque delle caratteristiche proprie, che è determinata da questa scarsità, che poi viene a mancare, che qua veramente siamo in delle condizioni in cui spesso il telegrafo non può essere utilizzato, e dunque ci sono altre modalità in cui i materiali circolano. E, assolutamente il fatto che si tratti dei business, delle imprese, è molto importante. Per lo più si tratta di dei business in perdita, delle cose scarsamente redditizie, quasi filantropiche, dunque portate avanti contro gravi difficoltà. L'obiettivo per lo più non è quello di arricchirsi, di chi si cimenta in queste imprese, però in alcuni casi invece si tratta di dei business molto, se penso alla Zip Press e quella che sarà la Nigeria, effettivamente poi si tratta di qualche cosa che non solo va a condizionare profondamente i processi politici, l'opinione pubblica, ma che effettivamente anche si tratta di dei business di successo. È una cosa che a livello di cultura è sicuramente molto visibile, è anche studiata nel caso degli Stati Uniti, ma appunto anche l'Africa occidentale ex britannica è un oggetto di studio sotto questo aspetto. Senz'altro l'approccio cosmografico è molto importante, nel senso che si tratta di persone che appunto vanno contro delle condizioni decisamente sfavorevoli, ma che con delle grandissime abilità di networking, se uno pensa ai più famosi, a Du Bois, a George Padmore, sono delle persone che sono in grado di costruire dei network
con delle corrispondenze fittissime che da soli veramente fanno molto, però è una cosa su cui io cerco di avere delle cautele, perché per quello che riguarda la letteratura anche internazionale che si occupa di cose confinanti, è una torsione molto presente quella di fare la biografia del grande leader, che poi spesso si tratta di, insomma, di una persona di certe estrazioni, non necessariamente membri delle elite, ma che sono spesso degli uomini e che insomma sembra che tutti questi processi non abbiano una dimensione in realtà molto più ampia e molto, insomma, chiaramente non si può sempre parlare di dimensione di massa perché tante volte i numeri non lo consentono, però si perde qualche cosa, si perdono spesso anche le donne che non sempre sono delle voci che sono registrate da queste imprese editoriali, in alcuni contesti sì, in altri no, però inevitabilmente si perde qualcosa e dunque è una cosa su cui secondo me occorre fare cautela, avere cautela. Senz'altro le missioni, gli enti religiosi sono importantissime, anche in Sudafrica chi diventa poi editore, diventa compositore, si cimenta poi in queste iniziative qua e le avvia per conto suo fra gli editori neri africani e spesso prima ha lavorato spesso nelle missioni e ha imparato il mestiere. Lì è senz'altro l'impronta è molto presente, sia a livello culturale che insomma in senso molto più ampio. La scelta dei casi è senz'altro poteva essere fatta diversamente e nel caso poi del secondo capitolo è possibile che venga rimaneggiata, nel senso che alcuni contesti sono chiaramente più interconnessi rispetto ad altri e senz'altro la considerazione di un contesto come il Marocco a rischio di portare l'attenzione su quello che gli altri dicono una delle conversazioni che spesso riescono a far emergere delle voci soprattutto appunto questi reportage che vengono fatti nel Marocco riescono a far emergere le voci dei soggetti colonizzati che sono coinvolti nella guerra civile spagnola in un conflitto che sembra europeo e a loro volta diventano comunque parte di un dibattito effettivamente globale. Però c'è un forte rischio di avere lì pochi materiali che fanno direttamente parlare, che contengono direttamente le voci. Dunque in realtà forse ci sarà anche un rimaneggiamento, anche perché c'è una forte, ci sono delle continuità fra il caso del secondo e del terzo capitolo, diciamo, fra le solidarietà che nascono durante la guerra del Rif, soprattutto guardando il Rif, non dall'interno del Rif, e poi le reazioni durante la guerra civile spagnola. E senz'altro poteva essere scelto altro, però la scelta di dei contesti periferici è anche volontaria, nel senso il mostrare che delle connessioni che magari sono già state sottolineate, ovviamente ad esempio fra il Sudafrica e gli Stati Uniti, non sono però semplicemente di un contesto, un continente africano che riceve, reinterpreta e viene influenzato dall'Afroamerica, ma in realtà produce delle idee, muove delle istanze che vengono recepite dall'altra parte e che cambiano e fanno cambiare idea. Ad esempio, spesso sì, questi due contesti vengono trattati insieme come sotto la lente dell'influenza, cioè l'influenza afroamericana sull'anticolonialismo africano, laddove ad esempio sulla questione della cooperazione interrazziale, ad esempio la cooperazione interrazziale sindacale, in realtà si vede come questi gruppi afroamericani e afrocaribici guardano all'Africa, al Sudafrica in particolare, come un esempio, un laboratorio dove si fanno delle cose per loro interessanti, e allora a volte li trasformano in degli spunti per quello che dovrebbe essere le pratiche da adottare nel loro specifico contesto. E senz'altro ci sono altre dimensioni diverse da quella testuale stampata, sia la radio, che la radio è presente effettivamente già nelle fonti che io utilizzo, alcune volte il collegamento esiste, ad esempio alcuni testi vengono letti via radio ed è già presente negli anni 30, anche ad esempio i regimi come la Germania, che è vero assolutamente già presente dagli anni 20, già intorno alla guerra del Rif c'è uno sforzo, anche ci sono agenti, ci sono dei finanziamenti, ci sono insomma assolutamente sono già coinvolti, ma diventa ancora più forte con i regimi dopo, tanto che gli italiani hanno questa radio Bari che viene ascoltata, ha un certo successo in Egitto. Infatti la questione dell'antifascismo coloniale è molto complessa anche per questo motivo, che c'è uno sforzo davvero intenso da parte dei regimi sia dell'Italia fascista che della Germania nazista, e, diciamo di sollecitare un seguito
in funzione, non, cioè, l'anticolonialismo non è il loro fine, ma è una, diciamo, una modalità con cui sperano di indebolire gli avversari francesi, inglesi. E, però è particolarmente interessante vedere come in realtà poi c'è una memoria storica intercoloniale che crea delle resistenze a questa opera di persuasione, ed è una cosa che emerge dallo studio di queste fonti stampate. E, dunque, senz'altro tutte queste cose sono importanti. E l'utilizzo di immagini non è una che cosa che accomuna tutte queste fonti stampate, perché era una cosa che richiedeva delle risorse che non erano disponibili ovunque. Diciamo che spesso le tipografie coloniali non avevano difficoltà a riprodurre immagini complesse, infatti spesso si tratta di cartoni politici molto elementari, però l'ho trovata molto importante, soprattutto nel modo in cui chi produce queste cose immagina di poter di poter parlare più facilmente a una popolazione che non è necessariamente completamente analfabeta, ma è magari semi-analfabeta, o comunque c'è un consumo anche spesso in situazioni collettive, un consumo orale che attraverso un supporto multidimensionale, secondo chi produce, chi stampa, chi dirige queste iniziativa, è importante. E non avendo una formazione specifica su questo, ovviamente l'analisi che io conduco su queste cose probabilmente non sarà sofisticata sotto a livello di contenuto, però ad esempio ho già rilevato che spesso queste immagini viaggiano come viaggiavano i testi, vengono riprodotte, vengono ritagliate, riutilizzate, spesso anche risignificate, ne viene cambiata la didascalia, diventano qualcos'altro. Questo è un aspetto, diciamo, che è importante, secondo me, che va tenuto, fa parte di questo riutilizzo e generazione di nuovi significati che vorrebbe essere seguito. Senz'altro le immagini che ho mostrato prima erano pubblicate su alcune riviste sudafricane che erano stampate dal Partito Comunista Sudafricano, che erano dei militanti sudafricani a produrle, soprattutto Edward Rooks, uno di questi, però erano i militanti a lavorarci, che si ispirava, c'era un riadattamento al contesto locale di un immaginario di internazionalismo socialista, internazionalismo comunista, che insomma, diciamo, c'è senz'altro un'ibridazione, una sintesi di immaginari diversi. Comunque poi le figure che venivano mostrate, quelle del giudice, del poliziotto, dell'africano connivente con il regime coloniale, erano poi anche caratteristiche del discorso politico locale. E senz'altro la domanda di Alessandro sull'influenza, ad esempio, delle Industrial Workers of the World è importante in Sudafrica, perché è influente soprattutto sui sindacati africani stessi. Cioè l'Industrial and Commercial Union, che viene fondata da Clemens Kadalì, in quel contesto fa parte anche di quell'influenza lì del sindacalismo rivoluzionario del contesto sudafricano, e ha un dialogo molto forte anche in Europa, e senz'altro sono importanti, anche queste cose creano connessioni. Come si studia questa circolazione? In maniere diverse, con dei risultati sempre parziali, per quello che è la mia esperienza fino adesso. Si usano moltissimo gli archivi coloniali, indubbiamente c'erano degli imperi, avevano degli organismi dedicati, le polizie coloniali avevano delle sezioni dedicate al controllo della stampa, ed erano spesso molto, molto abili anche nel tracciare le connessioni che questi movimenti erano in grado di creare, avevano le loro spie. Chiaramente un punto di vista che va considerato con estrema cautela e va integrato con molte altre cose, ad esempio le autobiografie e le memorie nel contesto sudafricano ce ne sono moltissime, sono state una fonte quasi la fonte principale per tanta storiografia sul Partito Comunista Sudafricano, perché si è scritto molto e negli anni 40, 50, poi, diciamo, nel periodo successivo rispetto a quello che studio. E la questione delle lingue, le lingue degli imperi e le elite locali. E questi giornali che studio, questi periodici e giornali che studio, spesso non sono solo in inglese o in francese, sono costitutivamente multilingua, cioè sono spesso mischiano e frappongono sia l'inglese o il francese con lingue locali, o il francese con l'arabo, oppure l'inglese con le lingue africane molto spesso. Chiaro, si tratta comunque di una modalità, quella del testo, che esclude dal suo consumo molto del pubblico, ma che spesso, diciamo, nei resoconti ci si rende conto che insomma, veniva in qualche modo superata da delle modalità di consumo sociali che appunto sono caratteristiche e che venivano favorite dal supporto stesso. Vi ringrazio molto e spero di aver detto qualcosa.
Assolutamente. Bene, non mi resta che ringraziare Elena Buelli, Simona Pere e di passare anche per la puntualità ancora una volta e di passare invece al secondo paper che discutiamo. Quindi chiederei ad Alessandro Brizzi di venire qui col suo testo Consenso, gerarchie, privilegi, logiche dell'assistenza e politiche sociali in Italia attraverso il caso Fiat 1920-1980. Lo discute Chiara Giorgi dell'Università La Sapienza di Roma. Grazie, passo la parola a Chiara Giorgi. Grazie, grazie moltissimo anche dell'invito che mi fa molto piacere. Allora, inizio subito col dire che il lavoro di Brizzi è davvero, come avete sentito, una ricerca a tutto campo di un tema non solo molto importante, ma un tema ancora che necessita di evidentemente di approfondimenti, e lo trovo molto originale anche nell'impostazione che lui ne dà, perché la sua è un'analisi che, a partire concentrandosi sul caso Fiat, però riesce a ricavare una serie di elementi di molto più ampio respiro per comprendere le vicende soprattutto sociali italiane, senza però limitarsi ad esse, perché lui le intreccia anche con le culture politiche, con le relazioni industriali, con la storia del capitalismo e con la storia dello Stato sociale. E quindi in questo senso le politiche sociali sono inquadrate in quello snodo cruciale tra storia industriale, storia della rappresentanza sindacale, storia delle politiche sociali e storia anche della soggettività operaia, tra l'altro tenendo presente le linee di continuità e di frattura tra più periodi storici, dal fascismo all'immediato dopoguerra, agli anni del miracolo economico e alla grande stagione di azione collettiva degli anni 60 e soprattutto 70. Inoltre ho molto apprezzato la tesi interpretativa che, come avete sentito, si avvale di quella necessaria ma davvero difficile operazione di incrociare le cosiddette fonti dall'alto e le fonti dal basso, laddove tra l'altro sono queste ultime individuabili e disponibili, dando anche peso e voce ai stessi soggetti interessati, cioè alla classe operaia soprattutto, alle sue rappresentazioni e anche autorappresentazioni, e valorizzando in fondo la stessa chiave thompsoniana che Brizzi richiama anche nel suo testo, e su un piano diverso direi anche quella gramsciana, per tornare ad alcuni fondamenti. In questo caso rispetto alla storia del fordismo, e non a caso Brizzi valorizza molto il lavoro, in parte dal lavoro di Victoria De Grazia, che come sappiamo è proprio un lavoro che riesce a calare l'interpretazione gramsciana in un caso specifico, e però restituendone tutta la complessità. Inoltre trovo molto esaustive anche la bibliografia menzionata proprio nell'intreccio di autori, autrici diversi che però si sono dedicati a queste tematiche. Vorrei allora soltanto, diciamo, presentare qualche elemento di discussione con lui, concentrandosi su alcuni aspetti. Un primo aspetto è quello dell'interazione tra welfare aziendale, welfare e il suo rapporto con il welfare pubblico, con il welfare state, perché leggendo la sua tesi mi sono tornate alla mente alcune considerazioni che Titmus faceva alla fine degli anni 50, quando invitava a distinguere i tre tipi di welfare, appunto quello cosiddetto welfare sociale, cioè il sistema pubblico, il welfare fiscale, che è quello tramite cui lo Stato effettivamente agisce tramite alcuni strumenti, detassazioni, agevolazioni, detrazioni, via dicendo, e poi il welfare occupazionale, che è quello che, diciamo, delle prestazioni sociali che emergono dalla contrattazione collettiva e o sono erogate dalle imprese ai lavoratori. Ecco, quello che trovo molto interessante, che potrebbe emergere dalla sua ricerca, è proprio questo rapporto tra welfare aziendale, welfare pubblico e un po' anche quello fiscale. Ora ci arrivo meglio. Perché? Perché innanzitutto questo è un campo, quello suo, pochissimo indagato, davvero pochissimo indagato a livello storico, e però effettivamente il suo caso è quello di un'impresa che è anche produttrice diretta di prestazioni di welfare, e in questo senso se da questo può emergere l'interazione tra questo welfare cosiddetto aziendale occupazionale e quello pubblico, quello statale.
E su questo tornerò un attimo, cioè però gli pongo subito una questione, anzi, cioè in che misura questo welfare occupazionale aziendale si rapporta con quello pubblico, specie a partire dagli anni 60, cioè dal decollo dello Stato sociale europeo italiano? C'è complementarietà o sostituzione per quello che lei ha potuto finora vedere tra i due? E nel caso, qual è anche la posizione di alcuni vertici dell'impresa Fiat di fronte anche ai nodi delle riforme sociali, se c'è anche un rapporto di, appunto, di competizione, no? L'altro elemento che trovo molto interessante, che giustamente adesso lui accennava, è questa della percezione, cioè di come i lavoratori Fiat percepirono queste prestazioni erogate dall'azienda, non solo in termini di consenso, che giustamente Brizzi ridiscute facendo proprie le considerazioni di De Grazia, quelle anche, potremmo dire, Horner, Collotti, insomma, quelle che hanno problematizzato questa categoria usata in maniera spesso, insomma, un po' poco problematica, e invece in termini di accettazione dell'ordine sociale, di fidelizzazione, come giustamente lei scrive, sia ai vari, tra virgolette, regimi o al regime fascista, ma altri sistemi politici, sia nei confronti soprattutto dell'azienda, e anche in termini di integrazione, oltre che di produzione di identità. Ecco, questo anche della produzione di identità, mi chiedevo di nuovo come in qualche modo emerge sempre in un confronto tra come anche vengono percepite il welfare aziendale rispetto a quello pubblico, in qualche maniera, perché questo mi sembra un tema centrale anche dei rapporti più generali tra pubblico e privato, e anche delle problematicità relative alle differenze che intercorrono tra un universalismo dei servizi di welfare pubblico e il particolarismo di provvidenze sociali che sono riservati solo a un gruppo specifico di lavoratori sulla base di una logica di, come scrive anche lei, obbligazione e di collaborazione, e quindi non hanno molto a che vedere con le logiche del welfare pubblico di universalismo, almeno in linea teorica. E quindi, se effettivamente welfare è letteralmente benessere, il punto è anche chi è coinvolto nella promozione e con quali finalità di questo benessere, con quali interazioni e che tipo di rapporti di forza, quindi che tipo anche di organizzazione sociale in questo è presupposta. D'altra parte, oggi noi si parla tanto di welfare aziendale, occupazionale, appunto che viene spesso anche incentivato fiscalmente e soprattutto risulta molto conveniente in termini di costo di risparmio sul costo del lavoro da parte delle imprese, anche in termini però di fidelizzazione dei lavoratori alle imprese. Lei pensa che possiamo in fondo rintracciare alcuni antecedenti storici di questo che ci aiutano a comprendere un fenomeno che oramai sta diventando sempre più importante? Ecco, questa è un'altra domanda che le volevo fare. E inoltre mi chiedevo anche, visto che lei giustamente faceva riferimento a Espen Andersen, se la sua analisi, poi Espen Andersen è stato molto anche criticato, sappiamo tutto, dalle femministe, cioè, però se la sua analisi in termini di demercificazione e destratificazione ci può ancora aiutare per capire l'interazione tra welfare pubblico e welfare occupazionale aziendale. Perché, come anche lei diceva adesso nella presentazione molto bene, insomma, emerge come effettivamente da questo caso Fiat e da quello che il caso Fiat apre sull'articolazione tra questi due diversi modelli di welfare è la sostanziale tensione che attraversa un po' tutto il welfare, cioè di essere tanto uno strumento di integrazione, stabilizzazione, neutralizzazione del conflitto, ma anche un elemento di arricchimento della cittadinanza democratica. Un altro punto che accenno solo, a cui lei faceva riferimento soprattutto nelle slide, è quello relativo al mutualismo sindacale. Perché mi chiedevo se lei sta vedendo anche le carte sul, come appena accennato, sul mutualismo sindacale fascista. Effettivamente quello è un punto centrale, perché è lo strumento con cui il fascismo pensa all'ambito
sanitario, e sappiamo che quello strumento, cioè la nascita delle casse mutue di vario tipo, però ha un'influenza enorme nel ritardare l'universalismo dell'organizzazione sanitaria in Italia, e quindi sappiamo che quell'approccio mutualistico poi rimarrà forte fino addirittura, nonostante tutte le varie istanze di riforma, alla fine degli anni 70. Ed è anche molto interessante che anche quando nell'Italia repubblicana negli anni 50 inizia effettivamente a esserci un miglioramento, un'estensione quantitativa delle cure, tuttavia in realtà manca ancora un salto, il salto soprattutto non solo nell'universalismo ma soprattutto sulla nuova forma organizzativa che è quella sulla nuova forma organizzativa che è quella del servizio. Mi raccomando, servizio non sistema, perché è lì che oggi è sistema ma nasce come servizio. No, è un errore che si fa spesso, però nel suo caso è sicuramente un errore, diciamo così, però effettivamente ci aiuta a capire qual è il salto qualitativo che avviene nel 78. E poi l'altro elemento a cui lei stesso accennava adesso, che mi è venuto in mente effettivamente anche a me, è il caso di come dentro alcuni stabilimenti della Fiat, tipo Mirafiori, prende corpo e voce questa nuova interpretazione del rapporto tra la soggettività, l'operaio e la salute, no? In fondo le grandi inchieste, come lei ricordava, che vengono fatte da personaggi come Iva Roddone o Marra, che sono i primi, in realtà effettivamente avviano una profonda trasformazione anche del rapporto tra la conoscenza della classe operaia e anche l'intervento dei medici. Nascono proprio lì, dentro l'esperienza della stessa Fiat di Mirafiori. Quindi questo credo che sia un altro elemento a proposito del filone sanitario molto interessante. E poi un'ulteriore, ultima giuro, questione, quella della se secondo lei ci può aiutare anche un piccolissimo confronto con un modello opposto, cioè il modello della Olivetti, che mi è venuto in mente, perché effettivamente quello è davvero un modello opposto. Cioè Olivetti aveva questa idea dell'impresa responsabile, del fatto che si dovessero redistribuire gran parte dei profitti e quindi introduce una serie di politiche sociali davvero che rileggerle oggi fa impressione, a parte le 40 ore settimanali di lavoro, ma insomma i 9 mesi di aspettativa retribuita per le donne, maternità, trasporti gratuiti, scuole nido, asili nido, ma poi anche aspettative retribuite per l'impegno sociale, che a leggerle oggi fa davvero un po' impressione. Però un'idea di quella di servizi sociali e di stato sociale davvero anticipatrice rispetto alla legislazione degli anni 60 e 70 e alternativa nel rapporto anche tra imprenditore e lavoratore e quindi pensa che un confronto tra questi due modelli opposti potrebbe in qualche modo, in fondo, due realtà così vicine geograficamente ma così lontane, anche poi perché il modello Fiat è stato sicuramente fondamentale del capitalismo italiano in tutto il secondo dopoguerra, quello Olivetti, ripeto, tanto vicino ma tanto politicamente lontano, è anche molto osteggiato dagli imprenditori italiani, però insomma il rapporto, il confronto. E poi non so se lei analizza, anche lei conclude la fase discendente, conclude la fase finale, ero io a fare la fase discendente, concluse la fase finale, mi sono chiesta se, lei dice giustamente, poi si sciolgono tutte le varie servizi sociali Fiat con con l'entrata del welfare pubblico, eccetera, eccetera. Però mi chiedevo anche se, insomma, di lì a poco, all'inizio degli anni 80, inizia una nuova fase, una nuova fase anche della storia dell'organizzazione del capitalismo, e se pensa che il suo lavoro possa aiutarci a capire questa fase discendente, in cui non a caso poi il welfare aziendale è tornato ad avere rilievo, discendente rispetto alle politiche sociali, sindacato, anche alla crescita dell'impresa.
Però voglio concludere facendole tutti i miei complimenti perché ho trovato un bellissimo lavoro e non vedo l'ora di leggerne l'esito finale, quindi grazie. Salve, sono un recupero, durante il corso di passamento sto iniziando ad avviare un progetto di ricerca sulla storia della sinistra rivoluzionaria siciliana. E quello che propongo è una sorta di scambio di consigli reciproci, perché ho affrontato in questi mesi il problema grosso delle fonti dal basso di cui parlavi prima. Quindi la difficoltà veramente anche di trovare un canale non istituzionale di reperimento di testimonianze, di fonte appunto non solo dal appunto il campo. Mi chiedevo se avesse funzionato, c'è una tesi di dottorato del 2015, storia contemporanea di Valentina Casini, dell'Università di Bologna, con Stefano Cavazza, se non sbaglio, che indaga i rapporti nello specifico tra sinistra extraparlamentare e partito comunista, però è molto attenta e precisa nel sottolineare il ruolo della sinistra extraparlamentare durante l'autunno caldo, le lotte dei suffragisti dell'autunno caldo, il cambiamento della rappresentanza, la crisi anche da parte sindacale, della rappresentanza sindacale degli operai, anche della Fiat. E quindi il passaggio tra commissioni interne attraverso i comitati unitari di base fino ai consigli di fabbrica, che se non sbaglio sono del 72. E le commissioni interne, da quanto io ho capito, avevano questa grave forma di, questa pecca di mancata rappresentanza appunto sociale dal basso, di questa nuova figura anche sociale dell'opera di massa che si era sviluppata negli anni 60 e poi appunto le gesto operaie danno conto. E quindi lei sottolinea in particolare questo ruolo fondamentale dei gruppi rivoluzionari nel tentativo di dare effettiva rappresentanza attraverso i comitati interi di non chiamare nelle fabbriche, che dà un effettivo potere di parola a questa nuova figura dell'opera di massa che poi si tradusse nei consigli di fabbrica. Da quanto ho capito, la sinistra storica e sindacale tentò di demonizzare questo fenomeno di costruzione democratica di fabbrica. E mi chiedevo appunto se avesse funzionato questa fase, anche secondo me periodizzante nel lungo corso che affronti dal 20 all'80. In questo senso mi chiedevo anche se era riferito appunto alla marcia di 40.000 alla fine della temporale di Etiopia. E come consiglio che mi chiedevo era di avere accennato al piano del lavorato di Fiat e avevi anche parlato forse degli archivi che sono contenuti misfugiti dall'informazione, quindi se riuscissi a farmela anche questo. Grazie mille. Volevo fare una domanda, perché quando parliamo di welfare tendiamo sempre a, soprattutto nel caso italiano, a sopravvalutare il ruolo dello Stato rispetto a quello dei comuni e poi successivamente anche delle regioni. Nel senso che il welfare pubblico è fatto di una presenza di tanti livelli di organizzazione dei servizi, ma da livello centrale a quello locale. E allora, soprattutto quando si parla della presenza in termini di welfare aziendale di grandi imprese che però hanno un radicamento territoriale fortissimo, come la Fiat, perché su Torino fa tutto, le politiche culturali, le politiche sportive. Cioè la Fiat è un giornale, la Fiat è tutto. E allora la domanda è se la costruzione di un welfare aziendale da parte della Fiat nei confronti dei suoi operai si va comunque a intersecare, va a interagire con i servizi sociali da parte dell'amministrazione comunale di Torino. E se c'è una differenza tra i servizi che la Fiat immagina per i suoi dipendenti
tra i dipendenti che vivono a Torino in un contesto quindi comunque di un comune generoso nei confronti dei suoi cittadini rispetto ad altri contesti aziendali casomai meno generosi. Quindi mi chiedevo la dimensione territoriale del ruolo e se questo può essere un tema interessante di analisi nell'ottica anche della costruzione dei modelli di comportamento della figura dell'operaio. Grazie, grazie Alessandro, grazie a Giorgio per la presentazione. Io avevo solo una piccola curiosità, sono Elena Serina, tra parentesi, avevo una curiosità perché mi occupo di un altro attore protagonista nelle logiche assistenziali e emergenziali, la Chiesa Cattolica. Ecco, mi domandavo quale peso avesse nella tua ricerca e eventualmente quali sono le interazioni con un altro attore che immagino a Torino fosse molto attivo, l'UNARMO, l'Organizzazione Nazionale di Assistenza Morale agli Operai di Ferdinando Baldelli. Sostanzialmente questo per essere conciso. Presentazione, anche questa è stata una tesi molto, molto interessante, precedente anche Corriere di grandi sviluppi. Allora, due domande. Allora, la prima riguarda la periodizzazione. Qui siamo veramente di fronte a un periodo molto lungo che vede appunto un cambiamento straordinario come le politiche di welfare. Lasciamo spiegare che era quello che andava avanti recente, quindi c'è un welfare, diciamo, fascista, ma poi c'è un welfare repubblicano. E ci sono varie fasi di questo welfare. E quindi mi immagino che questo welfare aziendale Fiat, per una parte, sia per suggeriva anche che era Giorgio, sostitutivo, comunque diciamo, arriva in un vuoto sostanziale, comunque se un vuoto di politiche pubbliche, e in un'altra fase, man mano diciamo, che procediamo con questa tecnologia e arriviamo agli anni 80, si inserisce, diciamo, si affianca ad un welfare che a questo punto è un welfare un po' più, per quanto diciamo particolaristico, per quanto non universalistico, però sicuramente diciamo le categorie di cui stiamo parlando, cioè i lavoratori fine, sono gli operai delle fabbriche, sono sicuramente tra coloro che beneficiano maggiormente rispetto ad altre categorie che non sono occupate. No? Quindi mi chiedevo se, non so che punto è questa ricerca, ma vedevo appunto questa periodizzazione, in questa periodizzazione se si possono individuare quali sono le cesure che lei individua in questa periodizzazione. L'altra questione è una questione ovviamente comparativa, Chiara faceva l'esempio di Olivetti, io mi chiedevo quanto diciamo questo welfare aziendale Fiat sia invece appunto classicamente dentro il filone del welfare aziendale, quello di Ford, diciamo, della Ford, ma anche quelli precedenti. In Italia c'è una tradizione già ottocentesca di welfare, però ci sono le company town del tessile, no? La Lane Rossi di Veneta, lì si fa, Marzotto fa l'esperimento del welfare aziendale nelle fabbriche tessili. Venete, gli svizzeri e i tedeschi che arrivano in Italia nell'Ottocento fanno welfare aziendale alla Legler, a Bergamo, ma anche alla Schleswig-Holsteina a Salerno. Quindi ci sono diciamo, vari esperimenti, no? In questo senso già nel corso dell'Ottocento, che si iscrivono variamente diciamo, in questa logica. Da una parte paternalista, ma da un'altra parte anche quella, se vogliamo, di garantirsi che manodopera specializzata resti, diciamo, no? Non scappi dopo che non l'ha formata, dopo che non l'ha, insomma, si è impegnato a costruire. Allora mi chiedevo quanto, e quindi la domanda diciamo, successiva è quanto è peculiare questo welfare? Cioè quanto Fiat è un caso. Non dico no, ma insomma, un caso con delle specificità. Anch'io faccio i miei complimenti. Due domande molto, molto brevi, si collegano proprio all'intervento che
che ho sentito poco fa. Allora, a parte Marzotto, secondo me è un caso da focalizzare bene, lo si ritrova anche nelle carte americane, contro Olivetti, insomma c'è tutta un'attenzione forte anche ai servizi segreti americani relativamente a queste esperienze. Però mi chiedevo, adesso l'avete toccato in diversi modi, cioè, la sua interpretazione, diciamo così, sull'origine di questo welfare, cioè parlavo di controllo sociale, è uno sforzo di integrazione di questa manodopera, diciamo così, all'interno di un contesto aziendale, un tessuto economico-sociale, oppure lei lo vede più come integrazione negativa, comunque come passaggio, diciamo così, appunto, più paternalistico come è stato utilizzato, o possiamo complicare, tra virgolette. E poi una domanda velocissima: ho trovato spesso la Fiat durante la seconda metà del Novecento interessata al Mezzogiorno, al Sud. Può rientrare anche questo aspetto all'interno delle sue ricerche? Grazie. Chiederei allora ad Alessandro di rispondere in 10 minuti, un quarto d'ora. Grazie alla professoressa Giorgi, grazie a tutti per le questioni, sono veramente tantissime, spero, molto interessanti, spero di riuscire nel micronometro, ma... C'è la pausa dopo, okay. Non ruberò tempo alla pausa. La questione dell'interazione tra il welfare aziendale e welfare state, che è anche tornata nelle domande, è centrale. Non, è difficile capire se si tratti di una complementarità, se si vuole automatica, o se in qualche modo le politiche sociali degli imprenditori nella funzione di legittimazione proprio del ruolo sociale dell'impresa non siano piuttosto appunto sostitutive rispetto al welfare. Faccio un esempio, Valletta, la dottrina vallettiana del social capitalismo, no? Valletta è sostenitore della formula del centro-sinistra. Perché? Cioè, perché di per sé una cosa di cui che lamenta spesso è l'assenza totale di welfare pubblico, che costringe anche l'impresa a sobbarcarsi di quelli, io la chiamo riproduzione sociale, poi potremmo andare ad approfondire effettivamente, perché poi sembra un po' una formula, però l'impresa deve farsi carico dell'assenza di infrastrutture pubbliche di welfare, dell'assenza di uno stato sociale. Al tempo stesso però prendersi carico della riproduzione non è male per un'ottica di impresa. Appunto perché si possono funzionalizzare determinate attività, sia in qualche modo, ora non vorrei metterla in questi termini, però in una maniera foucaultiana è un po' la questione dell'assoggettamento, no? E della soggettivazione, quindi io mi creo l'oggetto di governo, ma un po' sembra che lo scopo sia esplicito, sia il governo in sé. In un'ottica, se vogliamo, più da labor process e cose così, è... se vogliamo marziana, è funzionalizzato al processo produttivo. È ovvio che queste visioni sono entrambe un po' riduttrici e funzionalistiche, però i vantaggi sono quelli. Sono, in questo senso un po' riprendevo strategie di consenso e tecniche disciplinari, perché è un costo, è un carico, ma anche è l'interazione è particolare. Se posso mostrare un attimo una cosa dalla slide, andiamo anche a vedere quello che succede per esempio il rapporto welfare pubblico e privato, in qualche modo c'è una contrattazione diretta nel 25, in realtà più verso il 26 soprattutto si fa più fitta, in un contesto che poi sarà quello della svalutazione, cioè della rivalutazione di quota 90 e delle riduzioni salariali, eccetera. Mussolini chiede diretta, cioè Agnelli non vuole concedere aumenti salariali, e si accordano sul finanziamento dell'alleanza cooperativa, e la volta dopo nel 27-28 sarà 1 milione alla mutua operai.
E questa cosa qui è essenziale dal punto di vista della struttura poi del welfare, del rapporto appunto anche appunto tra welfare occupazionale e welfare più appunto sociale o tra particolarismo e universalismo. Cioè, se noi guardiamo la diffusione delle mutue, il mutualismo sindacale come forma, diciamo, di copertura assicurativa sanitaria negli anni 20, le mutue, inizialmente le mutue di categoria, le mutue sindacali, sono meno delle mutue aziendali. Cioè, in qualche modo si dà all'impresa questo ruolo qui. Lo scambio politico è: voi potete tenere i salari bassi, quello italiano è un capitalismo dei bassi salari, potete tenerli se aumentate le forme di salario indiretto. Ma questa è anche un po' una costante. E, poi, sulla questione del... Se ho ben capito, della percezione anche... il welfare anche tra controllo e diritto, questa oscillazione, questa oscillazione qui, no? Controllo e diritto, che si diceva anche prima. Effettivamente il controllo si può rovesciare in senso di entitlement, ma entitlement verso cosa? Prendiamo un esempio: negli anni 50, dopo la sconfitta sindacale della FIOM alla Fiat, una parte meno nota del discorso di Di Vittorio, quello dobbiamo tornare nelle fabbriche, dell'autocritica di Di Vittorio, riguarda proprio le istituzioni aziendalistiche, la politica sociale delle imprese. E il ragionamento è: noi non abbiamo fatto una lotta per un welfare universale e pubblico. Quindi questo, noi dobbiamo rovesciare quelli che ora sono privilegi in diritti. Questo almeno dal punto di vista di come viene recepito dalla cultura sindacale, ma l'oscillazione rimane sempre un po' tra queste cose. Quindi può anche creare entitlement. Il nesso salute-lavoro è fondamentale anche nell'evoluzione della professione medica. Cioè, sono trovato mio malgrado a studiare anche un po' di storia della professione medica, dai medici della mutua, ai medici di fabbrica e cose così. E lì si nota che effettivamente cambia il rapporto, cambia dentro la fabbrica, perché per esempio ci sono conflitti, ci sono tra i medici della mutua e i medici di fabbrica, ci sono logiche diverse. E al tempo stesso però il governo d'impresa li fonda all'interno di un'unica struttura, cioè la direzione Fiat è una per la mutua e per la medicina di fabbrica. Questo è particolarmente significativo, secondo me, ma poi cambia gradualmente questa cosa, anche proprio perché i medici stessi iniziano a vederla in maniera diversa. Si organizzano, c'è tutta una questione del sindacalismo medico che è professionale, che è da approfondire anche. E il confronto col modello Olivetti, sì, poi io sono sempre per confrontarli quando conviene confrontarli, nel senso che sono vero che effettivamente modelli di relazioni industriali diversi l'uno dall'altro, però negli anni 50 e 60 soprattutto, io li metterei, cioè lasciare la comparazione a quel periodo lì, facendo anche attenzione a una cosa, cioè a chi è che ha un laboratorio di psicotecnica più avanzato, Fiat o Olivetti? Olivetti. Ed è anche poi alla base, cioè nel senso il Donnarumma all'assalto, eccetera, tutte quelle cose partono anche da esperienze di... professionisti della psicologia del lavoro che in qualche modo si ribellano di fronte a un controllo pervasivo. Però se andiamo a vedere, effettivamente, certo, la concezione delle relazioni industriali Olivetti Fiat è completamente altra cosa, però al tempo stesso esistono forme di controllo. Anche uno dovrebbe andare anche a vedere cosa fanno gli assistenti sociali in Olivetti. E la questione del ruolo dell'assistenza sociale è fondamentale, però sì, ovviamente rimangono come moderni modelli alternativi. Sulla questione delle fonti dal basso, anche nella soggettivazione, diciamo, antagonistica degli anni 70,
è un po' difficile andare a vedere, al di là di poi dello studio delle organizzazioni, della microconflittualità, delle vertenze, è un po' difficile andare a studiare attraverso le fonti dal basso come si rompe un processo di integrazione sociale, perché poi questo è il tema alla fine. Al di là poi del tipo di soggettivazione politica che c'è, se uno è maoista, l'altro fa il consiglio di fabbrica, eccetera, che poi ovviamente sono forme politiche diverse, però il problema che più mi interessa è andare a verificare cosa si è rotto, che ha anche prodotto quel tipo di soggettivazione antagonistica. E questo attraverso le fonti dal basso è difficile, perché se noi prendiamo le memorie militanti, sono inserite all'interno di quadri della memoria, no? E quindi c'è tutta una narrazione di un tipo di soggettivazione antagonista. Quindi mi interesserebbe più che ancora di vedere quelli arrivati alla militanza, magari, interesserebbe vedere cosa succede a quelli che magari assumono una disposizione conflittuale, antagonistica, però poi non è che la inseriscono appunto all'interno di quadri ben consolidati, di memoria, eccetera. Cioè, come si rompe questa cosa? Come che iniziano a lottare dentro la Fiat? Provo ad andare veloce sulle altre. La questione della sopravvalutazione dello Stato, che poi si collega anche alla domanda sulla Chiesa, su cui torno dopo, è fondamentale, perché l'INAM, alla fine, quando c'è da contrattare con l'INAM, ci si riferisce all'INAM nazionale o a quello provinciale, no? Però una importantissima parte della politica sociale sono le politiche abitative, e le politiche abitative sono di fatto governate dai comuni, e quindi c'è tutta un'interazione tra Fiat e IACP, che è anche una forma di controllo però dello IACP, cioè il finanziamento di alloggi che sono destinati in via preferenziale, e ovviamente la forza di Fiat sul piano locale. I meccanismi di negoziazione che si attuano sono diversi da quelli a livello nazionale. E prendiamo anche l'esempio della cintura di Torino. Il comune, ok, però chi costruisce le case a San Mauro, a Nichelino, in questi altri posti? Oppure quando bisogna contrattare, cioè negoziare con i poteri in Toscana degli stabilimenti Fiat, ci si trova di fronte a un tessuto sociale completamente diverso e anche a un assetto del potere politico, è un welfare diverso, no? Quindi questo sì è una dimensione di cui tener conto, e anche bisogna tener conto della Chiesa. La Chiesa è interessante. Di fatto la religione nell'epoca vallettiana è instrumentum regni. Valletta oscilla sempre tra una concezione molto pragmatica e liberale, se vogliamo, che è anche espressa poi in questo testo appunto di Carlo Bussi, molto critico verso Angelo Costa, che Carlo Bussi, che era il direttore dell'ufficio statistica e studi economici, no? Che critica appunto il vecchio paternalismo in qualche modo, e suppone l'esistenza di un diritto all'assistenza. Ma Bussi è una persona estremamente cattolica che si occupa di gestire i rapporti con l'ONARMO e di organizzare i famosi pellegrinaggi a Lourdes della seconda metà degli anni 50 della Fiat, in cui 6.000 persone venivano portate a Lourdes ogni anno. E infatti si vede bene nel documento che confronto, cioè i cappellani del lavoro venivano radunati da Valletta in riunioni che potevano essere mensili o con una cadenza diversa. E di fatto qua il Don Giacobbo della sezione ferriere parla delle difficoltà di un ambiente refrattario per la presenza di lavoratori in prevalenza veneti e meridionali e la presenza attiva di una forte organizzazione avversa, che ovviamente poi sono i comunisti. Ma l'ONARMO è anche importantissima nel reclutamento degli assistenti sociali nel secondo dopoguerra. Fiat si rifornisce in qualche modo, fa un'infornata di assistenti sociali nel secondo dopoguerra e ha un canale privilegiato, diretto, anche testimoniato dai documenti con l'ONARMO.
Diverso è da capire come funzioni il rapporto con tutta la struttura poi assistenziale della Chiesa a livello, cioè le parrocchie e via così, però quello è un tema che rimane, diciamo, con un punto di domanda. Vengo alla periodizzazione, spero di avere... è una questione importante. Allora, io dicevo dai 20 agli 80, sì, poi in realtà l'origine forse andrebbe collocata non solo nel dopoguerra, in cui appunto ci sarebbe tutto un discorso da fare sull'estensione, cioè nuovi diritti in qualche modo, mobilitazione del mondo del lavoro, diffusione delle assicurazioni sociali, ma anche con la guerra, quindi tornando al paradigma welfare warfare, cioè alla Fiat il servizio medico nasce nel 17. E addirittura un esponente dell'Automobile Review americano, quando va in Italia a verificare le opere sociali, dice: caspita, ma questi sono in realtà molto avanzati, o sospetto che sia proprio in ragione della guerra questo avanzamento, diciamo, delle politiche sociali delle imprese. Però appunto io tengo il periodo tra le due guerre, perché è fascismo sostanzialmente, cioè quello sta a sé. Però nel fascismo uno potrebbe farci rientrare la guerra, invece dal punto di vista della politica sociale di impresa è proprio che l'impresa, come la Chiesa, inizia a sostituirsi di fatto a uno Stato che si sfracella. E se vediamo dal punto di a giustificare una cesura come quella del 1940 è proprio il fatto che la Fiat diventa un'erogatrice di servizi molto importanti. Se uno guarda le circolari, sono continue dal 42, soprattutto il periodo dei bombardamenti, sono solo distribuzioni di carbone, vestiario, eccetera. Non sembra più che sia una fabbrica. Prima le circolari erano sugli orari d'ingresso, le ferie, eccetera, e poi invece sono continue distribuzioni, nascita di un ufficio assistenza, eccetera. La fase successiva, metto insieme guerra e dopoguerra, appunto, un po' per welfare warfare, e poi c'è tutto il conflitto di cui bisognerebbe parlare con la FIOM, aziendalismo e il regno di Valletta. Sostanzialmente, quindi è giustificato nella periodizzazione, ma soprattutto perché effettivamente il tramonto di Valletta nel 66, le coincidenze è poco prima dell'esplosione del 68. Quindi questo è per quanto riguarda la periodizzazione. Concludo sulla questione della tradizione ottocentesca del paternalismo e poi fordismo, quindi diciamo permanenze, continuità, appunto. Lì si vedeva Bussi che criticava Costa, che vedeva come vecchio paternalista e cose così. In realtà, se uno guarda, per esempio, sposta lo sguardo da Torino a Villar Perosa, il feudo degli Agnelli, di cui erano podestà i due sindaci, credo fino al 2000 qualcosa, e se uno guarda lì c'è un villaggio operaio, c'è la chiesa, c'è la proprio... E tra l'altro adesso l'unica documentazione che esista di Valletta, delle carte personali, sparito tutto come quella di Romiti, non si sa bene perché, l'unica cosa che sono riuscito a trovare è un carteggio con Gaetano Marzotto, quindi un discendente con il quale si parla della continuità di quelle che si chiamavano le dinastie di lavoro, no? Il problema degli anziani e la sostituzione della forza lavoro all'interno appunto delle famiglie stesse, no? E l'ho trovato rilevante, purtroppo è l'unica cosa che si trovi un po' privata di Valletta, in cui che non sia una circolare o qualcosa del genere. Sul sud, ultimissima cosa, il sud, ci sono dei faldoni, dei fascicoli sempre dell'ufficio inchiesta e cose così, sono studi sul mercato del lavoro al sud, no? E io mi aspettavo che studiassero i contesti da cui attraevano manodopera a Torino, invece no, sono i contesti in cui devono impiantare gli stabilimenti meridione. E questa cosa, come ci si confronta rispetto a un contesto che non si conosce, eccetera? Si tenta di studiare anche in che modo le famiglie o i tessuti solidaristici di base, eccetera, possono anche sopperire alla carenza di welfare.
di welfare pubblico. Quindi cioè, si pensa comunque qua esistono ancora dimensioni di quartiere, esiste ancora molte attività, ci hanno i redditi dalla coltivazione o comunque anche forme di sostentamento, e quindi e questi studi sono per appunto relativi al meridione, non li ho ancora visti benissimo, però sono interessanti. Scusate se mi sono dilungato. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Come anticipato, il titolo appunto della mia ricerca è L'INPS e la grande trasformazione italiana. Il mio intervento si sviluppa di fatto in tre punti. Spiegare il quesito centrale della ricerca e le sue finalità, lo stato del fare una breve sintesi dello stato dell'arte sul tema, passare in rassegna le fonti. Infine, in qualche modo, ecco, tirare un po' una sintesi rispetto al lavoro svolto finora e alle prossime fasi della ricerca. Dunque, il tema del welfare state ha rappresentato un oggetto di indagine molto discusso negli ultimi decenni. Per il caso italiano, certamente non manca una visione complessiva delle vicende che ne hanno caratterizzato in qualche modo la genesi e gli sviluppi, ma fa difetto una conoscenza dettagliata degli attori, dei processi di riforma e delle funzioni economiche che hanno contraddistinto le istituzioni sociali della Repubblica e più nello specifico di quelle responsabili della gestione previdenziale. Per tali ragioni, l'interrogativo di fondo cui la ricerca si propone di rispondere è: quale ruolo ha svolto e come è cambiato l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a seguito delle trasformazioni indotte dal miracolo economico? Ecco, questo, con questo paradigma io considero un po' tutti gli anni 60, però ecco, se ne può discutere. A tale scopo vengono indagati i compiti e le strategie dell'INPS negli anni 60 per l'appunto. La prospettiva d'analisi guarda alla struttura amministrativa e collegiale dell'ente, ai suoi cambiamenti, con l'obiettivo di ricostruire in primo luogo questo percorso di riordinamento dell'istituto, sfociato appunto nella riforma del 69, e in seguito le diverse culture che proprio all'interno degli organi stessi dell'istituto si venivano espresse, relative alla previdenza e non solo. Inoltre si intende chiarire come questo ente di previdenza e la sua classe dirigente parteciparono e reagirono alla grande trasformazione italiana. In questo senso, l'elemento centrale dell'analisi storica è rappresentato dalla spesa, con particolare riferimento agli investimenti operati dall'istituto e di riflesso alla gestione nel complesso delle risorse previdenziali. Ciò permette di prendere in considerazione la funzione di polmone finanziario svolta dall'ente, la quantità e la qualità delle sue operazioni, i rapporti con il governo e con lo sviluppo industriale del paese. Infine, la comparazione con il contesto francese e britannico in una prospettiva capace di cogliere quelle che sono le simmetrie e le asimmetrie tra diversi sistemi sociali nell'interagire con i cambiamenti strutturali coevi al periodo considerato. Dunque, come dicevo, per quanto riguarda gli anni 60, c'è stato un particolare interesse da parte della storiografia nazionale e internazionale. Si hanno infatti sia letture nell'ambito della storia generale sull'Italia repubblicana, sia nelle prospettive di analisi più circoscritte a nodi specifici. Tali interpretazioni presentano per larga parte una spiegazione politica, ponendo particolare enfasi su i partiti nel governare questa trasformazione italiana. Per quanto riguarda ad esempio gli storici e le storiche dell'economia, spesso questa attenzione si è rivolta alla storia della crescita economica e delle imprese nel lungo periodo, anche in prospettiva comparata, ma molto meno invece alla dimensione del welfare e delle sue istituzioni. Cosa prendo da questa letteratura? Un fatto che viene appunto sottolineato è quello dell'impulso
alla modernizzazione fornito dagli enti e dalle grandi aziende di, dalle grandi aziende di Stato, ma anche dall'efficace allocazione delle risorse operate dagli istituti bancari statali. Principalmente le ricerche si sono occupate di Cassa Depositi e Prestiti, di IRI, di INA, ma molto meno appunto di enti previdenziali. Per quanto concerne la storia invece delle politiche sociali, è possibile riscontrare in linea di massima due principali orientamenti. Il primo si è concentrato maggiormente sull'evoluzione e sul funzionamento concreto delle politiche sociali, assumendo la pratica legislativa come punto di osservazione privilegiato. Il secondo invece ha considerato la genesi legislativa di certi interventi in rapporto alle culture e al contesto politico dei protagonisti direttamente impegnati nel promuoverli. Meno approfondita però è stata la galassia di tutti quegli enti coinvolti nell'amministrazione e nella gestione previdenziale. Sebbene non manchino esempi per l'Italia liberale, per il ventennio fascista, per il secondo dopoguerra non vi è ancora uno studio che esamini nello specifico l'evolvere di tali istituzioni in rapporto al contesto storico e ai suoi mutamenti politici, economici e culturali. Vi è certamente un'attenzione vi è stata certamente un'attenzione, una forte attenzione ai caratteri partitico-politici, ma certamente non mancano nuovi orizzonti interpretativi più sensibili agli aspetti istituzionali, associativi, biografici e più in generale a quei momenti di frattura nella storia delle politiche sociali italiane. Le ricerche disponibili sulla previdenza sociale italiana offrono alcuni esempi di comparazione con altre esperienze europee. Abbiamo sia la ricerca politologica e sociologica che insomma Ferrera, Lynch hanno certamente contribuito alla conoscenza del caso italiano in un confronto con le altre esperienze europee. In ambito storiografico forse ecco, manca ancora qualcosa. Vi sono certamente degli esempi, ne cito un paio, penso a Paolo Mattera, penso a Michele Mioni che recentemente ha ripreso il tema della cittadinanza in rapporto al godimento dei diritti sociali in Italia e nel Regno Unito tra anni 30 e anni 50. Certamente questa rassegna per dire che cosa? Che questi studi che io prendo in considerazione rappresentano un punto di riferimento, un punto di partenza. Tuttavia il tema delle istituzioni sociali, il loro ruolo economico e le strategie promosse per riformarle restano per larga parte inesplorate. Questa ricerca dunque esamina i processi caratterizzanti l'operare dell'istituto e la storia generale proponendo una diversa prospettiva, io direi dall'interno, sui processi amministrativi e funzionali della previdenza sociale nel contesto del miracolo economico prima e poi della programmazione, ossia uno studio in prospettiva storica dell'istituto come agente istituzionale attivamente coinvolto nelle questioni sociali ed economiche del paese, potrebbe in qualche modo produrre una più profonda comprensione circa i significati assunti dallo sviluppo del settore previdenziale che vadano un po' oltre quella lettura del welfare state legata alla pratica normale, all'espansione normativa, come si diceva prima, quel paradigma di consenso che, insomma, un secondo problema storiografico riguarda la rilevanza economica delle politiche dell'istituto. L'analisi di quella sfera gestionale e soprattutto degli investimenti potrebbero chiarire il ruolo che quest'ente ha svolto nel quadro della politica economica di governo, nonché quelle difficoltà di bilancio nell'amministrare le risorse contributive. Quindi si tratta di un'analisi qualitativa e anche quantitativa dei circuiti finanziari ed economici della previdenza sociale italiana. Infine vi è lo studio del caso italiano in chiave comparata, il quale potrebbe favorire anche una rilettura delle sue criticità. Durante gli anni 60 appunto il tema della protezione sociale acquisì centralità non solo nell'agenda governativa italiana ma anche in numerosi altri contesti europei, qui io prendo in esame la Francia e il Regno Unito. E se è vero che rispetto a questi paesi
il caso italiano presenta degli aspetti particolari connessi con le singole situazioni politiche, con le economiche, demografiche e sociali, è altrettanto vero che le grandi questioni di fondo sono sostanzialmente comuni, cioè questo vale per le problematicità del finanziamento, per l'adeguamento delle pensioni, ad esempio, per le prestazioni in denaro e per la riforma soprattutto di questi assetti. Per le fonti, io per lo più il nucleo di base della mia ricerca è costituito dalle carte prodotte dall'INPS, io mi riferisco al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo. Vi è un secondo livello documentario che è appunto rappresentato dalle carte prodotte in sede ministeriale, come quella e delle principali degli organi di controllo preventivo dello Stato e della principale istituzione bancaria della Repubblica. I dibattiti parlamentari e la documentazione in sede prodotta in sede di commissioni consultive referenti rappresentano un'altra parte di queste fonti. Infine vi sono gli archivi del Partito Comunista Italiano, Democrazia Cristiana, gli archivi sindacali, che certo ci forniscono una cifra politica importante rispetto a quei processi e come venivano valutati. Un terzo livello di fonti riguarda la parte comparata della ricerca relativamente al contesto britannico, preso in esame principalmente quelle del Ministry of Pension and National Insurance, alcune carte, alcuni fondi del Cabinet Office e del Prime Minister Office. La ricerca è in corso, quindi ecco, va soprattutto per la parte francese, va, ecco, mi propongo di concluderla nel soggiorno che ci sarà a luglio proprio a Parigi. Io per il momento mi fermerei qui, poi se ci sono delle domande approfondisco. Grazie. Allora, il lavoro di Santoro è importante perché anche in questo caso ci consente di approfondire alcuni nodi sia della storia dell'Italia del secondo dopoguerra, sia della storia del welfare italiano, ma anche europeo. E credo che anche in questo caso è importante una prospettiva che incrocia sia la storia economica, che mi sembra soprattutto il suo focus, ma anche le politiche sociali a sostegno del welfare in una chiave, come lui ricordava, comparata. E Santoro sceglie la Gran Bretagna e la Francia, e soprattutto sulla Gran Bretagna vorrei chiederne qualche ragione maggiore. Mi chiedevo se la sua scelta è legata al fatto che il caso inglese britannico è molto diverso da quello italiano, se non altro perché è la culla del sistema di protezione sociale, di sicurezza sociale più, come dire, più universalista, dal Beveridge Report in poi. Rispetto alla Francia, sicuramente invece in questo caso ci sono più analogie con l'Italia, anche se vorrei ricordare che la spesa sociale, la spesa pubblica italiana che sale e salgono molto, soprattutto a partire dagli anni 70, all'inizio degli anni 80, l'Italia finalmente raggiunge il livello di spesa sociale pubblica della Francia come della Germania, ma diverso è il tipo di spesa sociale, perché qui rimane una grande forse differenza tra Italia e Francia, nel senso che l'Italia, quella italiana, ha una netta prevalenza di trasferimenti monetari, le pensioni più comunemente, e che poi è proprio una cosa tipica dello Stato sociale italiano, mentre quella francese, che pur cresce a livello pensionistico, però c'è una maggiore capacità dello Stato di realizzare servizi sociali per tutti i cittadini in termini di salute e assistenza. Sicuramente l'INPS ha un ruolo davvero importante, ed è vero che è stato, soprattutto da un punto di vista più storico, poco indagato. E Santoro mi sembra che assuma, anche se forse non lo nomina, però quella chiave interpretativa che era stata ad esempio di studi importanti precedenti, penso soprattutto a Franco Bonelli, che ci aveva offerto questa chiave interpretativa di lunghissimo periodo della storia dell'INPS, ovvero di strumento fondamentale per la modernizzazione più complessiva, modernizzazione tra mille virgolette, più complessiva del paese. Giustamente lei afferma che l'ente fu un polmone finanziario per realizzare tutta una serie di investimenti, soprattutto nell'edilizia pubblica, nelle infrastrutture, ma anche per finanziare il tesoro. Ecco, questo
Vorrei chiedergli se sono sviluppate nel suo lavoro le ragioni anche di questo ruolo assunto dall'istituto, perché come io ho avuto un po' modo di studiare in questo istituto per la mia tesi di dottorato e per i miei studi antichi, però questo ruolo dell'istituto in questa chiave comincia già sotto il fascismo. Qui c'è una grande continuità effettivamente, perché la grande concentrazione previdenziale dell'INPS venne utilizzata dal fascismo, come sappiamo, per tutta una serie di operazioni, sia per le bonifiche, la colonizzazione, sia per operazioni di salvataggio industriale, la creazione di altri enti pubblici e anche le infrastrutture, le comunicazioni e molto altro. E quindi questa dinamica in realtà è una dinamica che comincia già negli anni 30 effettivamente. Ed è dovuta alle difficili e carenti condizioni delle strutture finanziarie italiane complessive, che appunto fanno sì che l'INPS assuma questo ruolo di intermediario finanziario nell'area pubblica di grandissimo rilievo. Questo già soprattutto nell'epoca fascista. Ed è molto interessante che si crea una sorta di scambio tra le parti, già dal fascismo, che poi rimane per tutto il periodo successivo, tra il tesoro e le gestioni previdenziali, le quali, anziché potersi avvalere del mercato finanziario per i loro impieghi, finiscono per sostituirsi effettivamente, finanziando direttamente il tesoro e altre attività di investimento. Quindi una dinamica di lungo periodo che tra l'altro finì già dal fascismo per penalizzare il risparmio previdenziale, che fu messo più volte, come lei osserva, per il periodo successivo, a rischio da operazioni spesso molto svantaggiose, dettate da decisioni politiche governative esterne che portarono anche a minare gli interessi degli assicurati. Questo tra l'altro accadde anche in Germania per certi aspetti, in Germania del Terzo Reich. E quindi questo configurarsi di un'allocazione delle risorse dell'INPS secondo logiche esterne a quelle del mercato interne al sistema politico, questo ruolo macroeconomico della previdenza e questa subordinazione dell'istituto alle decisioni prese dal governo, mi sembra una dinamica che varrebbe la pena anche rintracciare già negli anni 30, dell'Italia degli anni 30. Chiaramente nel dopoguerra l'espansione del sistema previdenziale si intrecciò alla rapida crescita dell'economia e alla rapida crescita della spesa pubblica, con un ruolo sempre più centrale negli equilibri della finanza pubblica e della redistribuzione del reddito. E questo portò spesso al fatto che la politica della previdenza favorì una serie di distorsioni, come anche lei mette in evidenza. Per esempio, le gestioni pensionistiche del settore dell'industria vennero spesso utilizzate per finanziare erogazioni a vantaggio di alcuni settori delle classi medie, ma anche di aree assistite dell'economia. E questo uso delle pensioni per scopi a esse non propri, comprese funzioni sostitutive a politiche del lavoro, per esempio, creò vari problemi sul lungo tempo molto significativi. Quindi naturalmente questo che cosa fa emergere? Fa emergere che lo studio dell'INPS e della previdenza incrocia dinamiche finanziarie, economiche, oltre che politiche istituzionali, di grande continuità e ci permette, e questo forse lo sottolineerei con più forza, di rintracciare queste linee di continuità per l'appunto tra l'Italia fascista e Italia repubblicana. Allora una domanda potrebbe essere: cosa possiamo desumere rispetto al sistema pensionistico italiano nel suo insieme? Perché il sistema pensionistico italiano effettivamente ha mantenuto tratti specifici in qualche modo. Io sono molto d'accordo con lei quando lei giustamente critica gli approcci eccezionalisti, sono assolutamente d'accordo e quindi non penso all'eccezionalismo italiano in nessun modo, ma penso alle specificità effettivamente, no? E quali furono queste tipicità italiane che ancora si riproducono, ci sono? Per esempio le commistioni tra obiettivi assistenziali e obiettivi previdenziali, questo è un problema che è rimasto tuttora per lungo tempo. L'uso delle prestazioni pensionistiche quale strumento
per ottenere o allargare il consenso soprattutto sociale e poi la natura frammentaria dei provvedimenti presi a livello previdenziale. Quindi l'altro dato importante è il fatto che furono istituite presso l'INPS già negli anni molto precedenti moltissime gestioni speciali, non si giunse mai ad un sistema unico, tra virgolette, e questo appunto facilitò il proliferare di trattamenti anche speciali per alcune categorie di lavoratori. E l'effetto è stato ben rintracciato, per esempio, da uno dei più grandi studiosi dello Stato sociale, cioè Massimo Paci, che già tanti anni fa lamentava il fatto che in Italia la grande quantità di regimi pensionistici non portò mai al fatto che soggiungesse a un sistema, tra virgolette. Cioè, in qualche modo, era un sistema, un impianto previdenziale che, benché pubblico, venne posto in ugual misura al servizio di moltissimi interessi categoriali e particolaristici. E questo creò tutta una serie di disparità, ma anche in linea con un dato che sottolineerei molto, con l'insieme delle politiche fiscali, del sistema fiscale italiano, che ha consentito per lungo tempo e tollerato un'elevata evasione ed elusione da parte di alcune categorie di lavoratori, soprattutto i lavoratori appartenenti ai lavoratori autonomi, soprattutto, ma anche gli imprenditori, i professionisti. Ecco, allora il punto centrale, a mio parere, delle riforme previdenziali è proprio il fatto che la crescita che c'è stata, soprattutto a partire dagli anni 60, non è stata affiancata da un parallelo incremento delle entrate fiscali. Questo è un tema, a mio parere, davvero centrale. E l'altro elemento molto importante è che non c'è stata un'elaborazione fino in fondo della distinzione che dovrebbe intercorrere tra la tutela pensionistica di base per i cittadini in stato di bisogno e per i lavoratori che hanno un'inadeguata copertura previdenziale e invece la tutela pensionistica delle esigenze di vita dei lavoratori che sono partecipi al finanziamento del sistema previdenziale. Questo è stato anche questo un tratto che è emerso soprattutto negli anni 60 molto forte, no? Il fatto che la Costituzione distingueva l'articolo 38 tra benefici di tipo assistenziale e quelli di tipo previdenziale, ma nella realtà c'è stata una mancanza da parte delle politiche nazionali di una tutela di base, di un reddito minimo cosiddetto vitale, per tutti i cittadini bisognosi. È un problema ancora dell'oggi, questo molto forte in Italia. L'altro elemento è il fatto che in Italia si è continuato a prediligere i trasferimenti monetari rispetto alla fornitura dei servizi. Ecco, allora mi chiedevo, le culture politiche diverse dell'Italia che lei affronta, dell'Italia del miracolo economico e degli anni successivi, come si sono confrontate su questi temi? La riforma Brodolini del 69 può essere considerata una svolta o anche essa ebbe dei limiti? Limiti nel fatto di considerare che bastasse che partecipassero le rappresentanze sindacali agli organi dirigenti dell'INPS, che era un tema giustamente molto richiesto dal PC, dal PSIUP, dalla CGIL, però anche quali furono i limiti di questo, no? Cioè, nel senso di considerare il tema centrale soltanto questo. L'altro elemento è quindi quali furono le diverse culture politiche che presiedettero a visioni e proposte diverse in merito allo Stato sociale nel suo complesso. È chiaro, io sono d'accordo che con la sua prospettiva multifattoriale, perché studiare la previdenza significa studiare in generale la traiettoria dello Stato sociale e tenere insieme più piani di intervento e più attori, oltre alla previdenza anche forse la tutela del reddito, quindi più ambiti del welfare, e quindi incrociare più dati. L'istituzione, la fisionomia delle istituzioni, per esempio l'INPS, quanto ereditò dal fascismo, quanto si rinnovò nella sua struttura e nei suoi uomini, parlo di maschi, il suo gruppo dirigente, e quale rapporto ci fu tra
la spesa pubblica, la spesa sociale e le risorse economiche e le politiche economiche. E quale fu la forza dei conflitti sociali e la permeabilità delle stanze di riforma sociale negli anni soprattutto 60 e soprattutto negli anni 60 e poi 70? Ecco, io credo che un nodo importante a cui facevo riferimento prima attiene alle scelte di politica sociale e a quelle di politiche fiscali, delle politiche fiscali. Credo che sia molto importante tenere i due aspetti incrociati per leggere le vicende della protezione sociale e del welfare, anche consentendoci di riarticolare alcuni discorsi, alcuni ne ha citati nel suo paper, alcune letture che per esempio imputano alla crescita dello Stato sociale il declino e la crisi del paese, no? Ecco, io credo che per alcune interpretazioni sia limitato mettere in competizione l'aumento delle risorse per il welfare con altre priorità dell'intervento pubblico, per esempio lo sviluppo del mezzogiorno. Il problema è casomai il rapporto tra la tassazione e le risorse pubbliche disponibili per la spesa, e il problema è casomai analizzare i freni alle specifiche politiche di intervento pubblico che sono provenuti dai rapporti con il sistema economico e sociale più complessivo. E questo, così stringere, è anche un tema che attiene a una delle componenti più importanti della cittadinanza democratica, cioè la componente legata al nesso indissociabile tra diritti e doveri associati, cioè il tema politiche sociali, politiche fiscali. Questo nesso credo che sia davvero molto importante. E parlo di una serie di cose, altre due piccole cose sono... Quindi questo su quanto il regime fascista, la sua cultura influenzò e quell'impianto contributivo, quella soggezione dell'apparato amministrativo al potere politico partitico e anche l'altro elemento è relativo a, siccome lei si sofferma su quegli anni, sui 30 anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, perché lei cominci dal 58, però sono gli anni in cui c'è il cosiddetto consenso keynesiano che è alla base dello Stato sociale. Quindi forse la sua tesi ci potrebbe anche illuminare rispetto al rapporto che si è istituito in quella fase storica tra capitalismo e Stato sociale, capitalismo e democrazia, come ha scritto Streck tanti anni fa. Ecco, la metodologia, quindi approvo molto l'approccio interdisciplinare, multifattoriale. La periodizzazione è molto importante, soffermarsi soprattutto sugli anni post-58, perché poi sono gli anni della programmazione del centro-sinistra, del conflitto, della ristrutturazione tecnologica all'interno delle fabbriche, ma sono anche gli anni di scontri molto pesanti tra interpretazioni diverse relative alla politica economica, relative al ruolo del welfare state nella società, davvero scontri molto forti, cioè relative al modello di sviluppo che l'Italia doveva seguire, a quali politiche pubbliche doveva abbracciare alternativamente a quelle tradizionali messe in atto nel paese. Quindi dirò sull'uso delle fonti che apprezzo la sua pazienza di incrociare tutte queste fonti diverse, quelle governative, quelle parlamentari, quelle sindacali, quelle dei partiti, quelle della Banca d'Italia, oltre quelle ovviamente dell'INPS, sono molto utili, noi le avevo viste per il periodo fascista, ma leggere i verbali del Consiglio d'amministrazione, del Comitato Esecutivo è molto illuminante. Però mi permetto di fare, concludo, due suggerimenti. Prenderei in considerazione anche alcuni testi dei protagonisti di quella stagione. Penso soprattutto, per esempio, a Giolitti, le cui carte sono da poco depositate presso la Fondazione Basso, ma penso anche alla Malfa, Fuà, Silos, Labini, e penso ad altri protagonisti dei discorsi sulla sicurezza sociale, come ad esempio Giovanni Berlinguer, che scrisse un testo, a mio parere, molto ancora utile, proprio per i nodi che lei ripercorre, che si chiamava Sicurezza e insicurezza sociale, un tomone 700 pagine tipo, però c'era tutta una parte lunghissima dedicata alla previdenza sociale, in cui li ripercorreva quali erano, come le definiva, le pesanti manomissioni che erano state fatte rispetto ai risparmi dei lavoratori e rispetto alla gestione dei fondi dell'INPS. Quindi quello, secondo me, è usarla come fonte sarebbe interessante.
E infine, rispetto alla bibliografia, vi consiglierei però di aggiungere altri testi. Cioè, secondo me, Ugo Ascoli e Massimo Paci rimangono, benché siano dei sociologi, però con una grande sensibilità storica, due punti di riferimento, perché hanno avuto anche la capacità di declinare storicamente i modelli interpretativi, spesso per noi storici un po' asfittici, della sociologia. Però devo dire che loro l'hanno fatto storicamente molto bene, anche se sono testi antichi, tra virgolette, degli anni 80, 90, però secondo me sono strumenti utili per avere un quadro complessivo. I testi anche di Graziani, che non a caso dedicò molto spazio soprattutto alla crisi economica del 63, che è un momento centrale per le diverse letture che vennero date a quella crisi economica e le diverse risposte, la linea Giolitti e la linea, per esempio, Carli Colombo, e finisco. I testi di Domenico Preti, che ha dedicato molta attenzione allo Stato sociale italiano, lui che ha inventato quella bellissima espressione, il mantello di Arlecchino, e che tra l'altro si soffermò in un lungo saggio sullo scandalo che travolse l'INPS nel 1900, come lei sa, 66, che fu uno scandalo molto forte, che fece un grande effetto a livello dell'opinione pubblica popolare, no? Proprio sugli organi dirigenti dell'INPS, e anche le cose scritte da Roberto Artoni, da Gloria Regonini, anche se uno è più economico e l'altro più di storia sindacale. E poi, scusate, qui mi vergogno, però le dovrei suggerire di leggere anche il testo che abbiamo scritto con Ilaria Pavan, perché dedica a questi anni un lunghissimo capitolo, quindi mi scusi, glielo devo dire. Brutto, mi vergogno, non sono io il tipo che lo faccio, ma lo devo dire. Comunque, insomma, le faccio tutti i miei complimenti. Bene, apriamo il dibattito. Se ci sono domande, vi invito come al solito a venire qui e magari a presentarvi prima di porre la questione. È una curiosità rispetto al fatto che nell'introduzione che ha fatto lascia intuire che vuole usare anche qualche strumento della business history, diciamo, nell'analizzare l'INPS come azienda. Allora, nelle storie aziendali è sempre molto importante la formazione di competenze di tipo tecnico-manageriale. Allora, in una struttura complicata come l'INPS, uno immagina che l'acquisizione, l'ingresso in quella struttura o l'evoluzione, insomma, di forti competenze anche di tipo tecnico siano un elemento molto importante. E un elemento che può anche avere agito in contrasto ad alcune scelte politiche. Mi riferisco al fatto che fra 1969 e 1973 vengono approvate una serie di riforme che riguardano le leggi, che riguardano le pensioni, che contengono degli importanti elementi di novità anche nell'ottica universalistica, ma anche un elemento di destabilizzazione economico-finanziaria, che è il modello retributivo. Allora, gli esperti di scienze della finanza universitari di quegli anni si oppongono fortemente all'adozione di questa soluzione, perché è comunque destinata a creare stabilità nel lungo periodo, per definizione, vorrei dire. La domanda che faccio è se l'INPS si configura comunque anche con una dimensione tecnico-aziendale che cerca di dialogare con il mondo politico su questi aspetti, questo è proprio un aspetto tecnico, cioè non è, si poteva fare il sistema universalistico delle pensioni mantenendo la stabilità. E quindi non è contro il sistema universalistico, cioè la critica che viene fuori, tra cui anche un professore di scienze delle finanze, di cui ho cercato per 10 minuti il nome, ma non mi viene in mente, che è stato il professore di Essa Fornero, il suo maestro, che si oppose fortemente alla riforma di quegli anni. Perché? Allora la domanda è, si forma un nucleo di competenze tecniche importanti dentro all'INPS che cerca il dialogo col mondo politico anche per orientarlo verso soluzioni
tecnicamente meglio funzionanti. Cioè, a piacere, abbiamo già scambiato prima, avete veramente fatto un'analisi chiara e esaustiva, però volevo porre l'accento appunto sulla questione, diciamo, dei coltivatori diretti rispetto alla, appunto, a mutui e pensioni. Focalizzando, così condividendo anche con gli altri, due immagini che mi hanno sempre colpito. È Paolo Bonomi, presidente della Codiretti, che consegna le pensioni ai coltivatori. Mi sono sempre domandato perché, come, cioè, perché il presidente della Codiretti riassume questa immagine già un'anomalia. Seconda cosa, è su YouTube, Giuliano Amato, nel ricordare gli anni 90 rispetto alle riforme delle pensioni, pone con grande enfasi le difficoltà che incontra nel riordinare quella gestione speciale, diciamo così, però definendola una sorta di terreno protetto, cioè di zona off-limits, entro la quale neanche un presidente del consiglio, pur dotato, come dire, tecnico, eccetera, eccetera, di poteri di intervento, era in un certo senso autorizzato ad entrare. Ecco, lo pongo come elemento che mi pare star bene dentro le riflessioni più complessive, di cui vi ringrazio. Paolo Mossi da Fondo Intanto grazie per la presentazione, grazie per il paper, mi sembra un bellissimo argomento, anche se complicato, però vale la pena di analizzarlo e studiarlo. Io mi chiedevo sulla questione dei contributi e della tassazione, della mancanza di tassazione del tempo superiore. Gli anni 60 e dopo guerra, nel momento in cui tutti gli stati occidentali costruiscono appunto questa grande imposizione diretta, che però non sono sufficienti limitati. La riforma Vanoni, che è un flop, le imposte indirette rimangono la parte predominante. Però secondo il bilancio c'è un'entrata che aumenta, che sono i contributi sociali. Io credo principalmente per la grande trasformazione di cui il paper, diciamo, su cui si va, perché semplicemente i lavoratori che già prima li avrebbero dovuto pagare, però non esistevano come categorie economiche, adesso iniziano a lavorare in grandi imprese, per cui devono pagare i contributi. Quindi in questo senso, se può essere una sorta di sostituto appunto a un ruolo della fiscalità generale che era assente in Italia, arrivare a quali fatti così negli anni 80, tra la riforma fiscale e, diciamo, un po' l'inflazione. Quindi se in questo caso l'Inps può essere stata una soluzione appunto sia dal punto di vista dei servizi erogati, ovviamente, sia dal punto di vista che trovo molto interessante gli investimenti, in primo caso il finanziamento del tesoro e degli altri investimenti. Quindi poi mi chiedevo, sarebbe carino, diciamo, da storico economico, magari vedere un attimo qual era effettivamente la composizione del portafoglio dell'Inps, dove effettivamente questi contributi finivano. Io immagino, cioè, come tu sottolinei, principalmente imprese pubbliche e tesoro, poi sarebbe vedere anche se cambia nel tempo, se non ho assolutamente idea di che tipo di dati possano essere, ma credo che sì, si possano trovare. Insomma. Grazie molto. Prego. Innanzitutto io una curiosità. Grande trasformazione perché? Cioè, nel senso, è tratto già da qualcosa che indica il boom economico come grande trasformazione, perché è interessante per riprendere questa ripresa del concetto. E poi, appunto, sempre parlando di grande trasformazione, al di là del ruolo effettivamente economico che gioca l'Inps, su cui mi sembra che il progetto sia molto, molto dettagliato e che soprattutto ponga veramente una continuità interessante con il lavoro già svolto da Giorgi sul periodo del fascismo, cosa che sinceramente non avrei immaginato, non conoscendo, cioè non credevo che continuasse ad essere polmone finanziario, però dal punto di vista sociale invece, cioè la grande trasformazione, la chiamo così, principalmente perché abbiamo il censimento del 51, ed è una struttura occupazionale, quello del 71, che la vede completamente sconvolta, con dinamiche di migrazioni interne e soprattutto trasferimenti dal settore primario al secondario.
Il 69 di fatto, appunto, per il paese è completamente cambiato. L'approvazione della riforma, almeno la sensazione è che stia anche per scongiurare una bomba sociale. Nel 69 devono andare in pensione persone che sono nate magari nel 1905, 1910, quindi si sono fatti una storia contributiva non da poco, e per questo poi il sistema deve passare a ripartizione, deve passare ad essere retributivo. E stanno andando in pensione anche persone che sono entrate nel secondario, in cui i contributi si pagano in una maniera diversa. Cioè, le trattenute previdenziali sono in busta paga e non sono di fatto, cioè, se paragoniamo una spesa contributiva di un contadino, di un mezzadro, cose così, insomma, è diverso, no? Anche il modo in cui si concepisce il diritto alla pensione e cosa significa a livello sociale la pensione. Quindi mi chiedevo se volessi interrogarti anche appunto su quella che può essere, se vuoi, una storia sociale delle pensioni, in qualche modo, e detta così sembra noiosissima, però in realtà illuminerebbe anche molto, getterebbe anche luce sul periodo successivo e forse farebbe anche un po' piazza pulita di alcune concezioni sul sistema pensionistico in Italia, con appunto i giudizi sull'insostenibile, cioè insostenibile da primo modello di accumulazione fondato su bassi salari, tassazione indiretta e di fatto uso dei contributi dei contributi per finanziare i settori protetti, quello è sostenibile a livello sociale. Nel marzo del 68, prima dell'autunno caldo, il primo sciopero è lo sciopero delle pensioni. Quindi mi chiedevo appunto se intendessi approfondire anche questo aspetto oltre a quello più economico. Dunque, la prima riguarda proprio l'INPS, cioè non mi è chiarissimo, quindi chiedere proprio come una domanda, diciamo, un'ulteriore spiegazione, se in questa ricerca c'è anche un lavoro come dire, di tipo prosopografico per capire chi sono questi dirigenti, che continuità c'è, no, con il periodo fascista, quanti di questi, diciamo, sopravvivono all'interno di queste strutture, e quindi se questa macchina, diciamo, che diventa repubblicana, è però una macchina che cosa eredita, diciamo, anche in termini proprio di continuità del personale amministrativo, ovviamente ci sono tutte le, diciamo, tesi di lavoro sulla continuità, diciamo, dello Stato, quindi capire, diciamo, dentro queste strutture quanto, diciamo, quella tesi, no, quel lavoro della sua questione è ancora molto, molto utile, diciamo, molto importante, diciamo, insomma, alla fine dei conti, tutto sommato poco perseguita, no, sulle istituzioni della comunità. Quindi intanto questo, perché questo mi sembrerebbe molto importante per capire quale cultura trasportano, no, questi dirigenti, non solo dirigenti, anche le strutture del dell'Ips, che ovviamente non sono sul territorio. L'altra questione è che mi sembra che non si possa, diciamo, scindere uno studio della previdenza sociale da un ragionamento sulla demografia. Perché questi sono anni straordinari, diciamo, per diversi motivi, diciamo. Sono anni straordinari perché sono anni di boom demografico, ma sono anche anni di, e qui vengo un po' alla questione che poneva prima, sono anche anni in cui però ancora le aspettative di vita degli italiani non sono troppo aumentate. Per cui è vero che c'è gente che magari contribuisce da tanto tempo, ma è anche vero che c'è gente che non contribuisce più, perché in realtà, diciamo, le aspettative di vita degli italiani questa altezza sono ancora piuttosto basse. Per cui quando ci si immagina poi questo sistema retributivo, in realtà ce lo si immagina perché gli italiani non vivono fino come oggi, fino a 85 anni, ma se vanno in pensione a 60, vivono fino a 65, fino a 68, cioè quindi il sistema, diciamo, non è un sistema insostenibile dal punto di vista economico, perché è un sistema che deve garantire, diciamo, pensioni a chi esce dal lavoro per un numero di anni relativamente limitato, no? Invece intorno a questo, e proprio in questo momento, questa grande trasformazione, in realtà è anche una grande trasformazione che poi diventa, diciamo, una, che prende due
diciamo, direzioni. Una che è quella del prescrittivo demografico, per cui gli italiani, le italiane aspettano di fare figli a partire dalla pensione. E soprattutto aumentano l'aspettativa di vita, per cui la prospettiva, diciamo, della pensione diventa una prospettiva lunga, cioè chi va in pensione a 60 anni, ma ci sono stati anni in cui si è andato in pensione a 50, ha 30, 35 anni davanti, no? Di percezione della pensione, che rispetto magari a 30 anni di lavoro o a 25 anni di lavoro, no? Diciamo scompenso. Allora, forse tenere conto, diciamo, dentro questa trasformazione anche della dinamica demografica italiana potrebbe, e di come e se, diciamo, chi progetta tiene in conto la dinamica demografica. Sospetto che la si tenga molto, 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 molto in considerazione, però potrebbe essere, diciamo, potrebbe aggiungere un elemento interessante. Innanzitutto vi ringrazio per le suggestioni e i consigli, è sempre utile. Condividere e discutere la propria ricerca con esperti e interessati del settore. Le domande sono tante, io prenderò in considerazione qualche punto. Direi di iniziare un po' da questo grande tema, che cioè il tema della continuità, e ne approfitto per collegare questa cosa dell'indagine sulle personalità che hanno caratterizzato l'istituto e sulle continuità istituzionali che cioè, questa ricerca rileva. Sulla questione delle personalità c'è una difficoltà di fondo, che è quella di recuperare le biografie di queste persone. Cioè, è veramente difficile fare un recupero, cioè si trovano delle informazioni, si possono avere dei riscontri. Posso dire, ad esempio, che il direttore generale dell'istituto, almeno nella prima fase repubblicana, è di letta eredità del periodo tra le due guerre. La presidenza invece è completamente sconvolta. Lo guida per 20 anni un socialdemocratico, e proprio quella fase di rottura importante, non solo lo scandalo, ma io penso più in generale la gestione dell'istituto con gli investimenti e con le questioni politiche di sottofondo, che aprono una nuova fase interna all'istituto ed esterna. Cioè, quella riforma del 69, a mio avviso, non è frutto solo ed esclusivamente di una volontà esterna, cioè dei movimenti sociali, degli scandali o della politica, ma anche di una forte convinzione dell'istituto, che si riscontra in quelle commissioni interne all'istituto che provano a ridisegnare la sua ingegneria, e lo si fa non a caso sotto un funzionario, cioè sotto un consigliere di Stato, Fanelli, che cederà poi il passo a Montagnani, che è stato per tanti anni, cioè che è stata una personalità della CGIL. E là si può valutare, come lei diceva, la questione della democratizzazione. È l'elemento centrale, può essere una sintesi rispetto a quel processo di riforma? Nella mia personale interpretazione no, cioè nel senso c'è altro, c'è qualcosa di più profondo che trova una spiegazione nell'economia dell'istituto, nelle culture che si esprimevano. Lei ha fatto riferimento alle culture politiche, dalla consultazione degli archivi dei partiti, posso dirle che fino alla fine degli anni 50 c'è un mea culpa del Partito Comunista. Ci siamo interessati troppo poco di pensioni. All'inizio degli anni 60 c'è una maggiore, già a partire dalla fine degli anni 50, inizio degli anni 60, c'è una maggiore consapevolezza rispetto al tema, che si riflette in quelle personalità che erano collegate al Partito Comunista Italiano e che operavano all'interno degli organi collegiali dell'istituto. Quindi quella prospettiva di dire: vogliamo l'aumento delle pensioni, i soldi non li vogliamo mettere in investimenti immobiliari, ma vogliamo in qualche modo migliorare la condizione dei pensionati. Si consideri che se uno dovesse in qualche modo fare una stima più o meno, le pensioni
nonostante i continui ritocchi aumenti, hanno in qualche modo fallito nel garantire autonomia agli individui. Proprio perché basse, cioè sostanzialmente basse. Ecco. Per la questione del caso britannico, ci sono diversi elementi da tenere in conto. È vero che nasce come un sistema direttamente finanziato dalla tassazione, ma è un sistema che già a partire dal 51-52 è sottoposto a verifica e a riforma. Nel 59 il governo conservatore interviene introducendo di fatto, rafforzando quella che è la parte occupazionale, quindi c'è quasi una volontà di disimpegno rispetto al rafforzamento di una pensione base che in qualche modo garantisca reddito alle persone. C'è un fatto ancora più rilevante, che tra il 58 e il 69 il partito laburista, prima dall'opposizione e poi dal governo, prova una forma di implementazione previdenziale di tipo fondata sul retributivo, su un sistema retributivo, che in qualche modo si divincoli da quel gioco tra pensione base e pensione occupazionale, cioè quasi un superamento di quella pensione base. Perciò è interessante da questo punto di vista il caso britannico. E le carte lo sono ancora di più, perché testimoniano testimoniano proprio questa, anche una certa difficoltà nel riformare, no? Che solitamente è ascritta al caso italiano. Insomma, si tratta di scelte politiche che vanno contestualizzate e vanno in qualche modo affrontate da diverse prospettive. E in questo le fonti aiutano tanto. Poi qui si potrebbe aprire un'enorme parentesi su quali fonti per una storia dello Stato sociale in Italia, perché ad oggi io ne prendo in considerazione tante. Peraltro, sì, io ho consultato il Fondo Giolitti, perché tramite un indizio, uno spunto tratto dai verbali del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, ho ricostruito questa parabola di investimenti, di contrapposizioni, di culture diverse tra la linea Carli e la linea Giolitti, cioè l'ho verificata da un punto di vista documentario. Per le letture che lei citava, io le integro personalmente nel testo, cioè se lei prende il mio paper e fa una ricerca per nomi, probabilmente le ritrova. Forse dovrei approfondire di più, e questo è un invito che io accolgo ben volentieri, perché bisogna sempre ritornare un po' per fare un punto. Mi sto sicuramente perdendo qualcosa, e il tema è davvero complesso, interessante, tanti sono gli spunti. Riguardo alla questione della business history e del ruolo tecnico dell'INPS, l'istituto io non conosco, cioè non è possibile sapere per gli anni 73-79, perché non ci sono fonti, a meno che non guardiamo alle relazioni parlamentari o a quelle della Corte dei Conti, però ecco, di quegli attori so dirle poco, onestamente. Per gli anni 60 posso dirle che c'è stato un interesse da parte di quelle stesse personalità, ovviamente con i loro portati culturali diversi, politici, sociali, rispetto a determinati indirizzi della previdenza sociale, ma il dato poi fondamentale rimaneva quello politico, cioè tra i partiti, che effettivamente esprimevano prospettive diverse, convinzioni diverse rispetto ai temi della previdenza. Sul sistema fiscale c'è un enorme problema, anche qua c'è un'enorme continuità, cioè fino al 73 non abbiamo
un sistema di tassazione fiscale che in qualche modo possa collegarsi al sostegno della spesa sociale, cioè manca proprio, e crearlo probabilmente, non so, azzardo questa cosa, forse sarebbe stato più complesso non ci sono state le possibilità, non so, è veramente un argomento interessante. C'è questa mancanza, c'è questa continuità, nel 73 ci si arriva e forse ne trae beneficio il Servizio Sanitario Nazionale in questo senso, però ecco, per il periodo ci sono i contributi, una raccolta previdenziale che certamente presenta delle problematicità, soprattutto per quanto riguarda i coltivatori diretti, cioè lì abbiamo proprio un altro sistema, un sistema completamente diverso di raccolta contributiva e di dispersione contributiva, direi. A ciò si aggiunge poi la gestione complessiva, e credo che quella poi sia la cifra, cioè come queste risorse sono state amministrate e di riflesso che cosa poi hanno comportato effettivamente cosa hanno comportato per lo sviluppo del welfare italiano. Io mi fermerei qua perché sennò si va troppo avanti. Grazie. No, volevo solo aggiungere solo una piccola cosa. Insomma, io penso che il sistema retributivo, che poi è stato criticato già negli anni '80, come veniva ricordato, era Onorato Castellino, il maestro della Fornero, però traeva, diciamo, in quel momento una forza da un altro elemento, che era quello dell'indicizzazione delle pensioni. Cioè il problema era quello anche di fare in modo che le pensioni fossero adeguate all'alzamento del costo della vita e dei prezzi soprattutto. E quindi lì, quando Castellino critica quel sistema, siamo già in una fase un po' diversa. Qui siamo nel 68-69, lì siamo negli anni 80. Cioè ci sono delle differenze in questo, anche proprio di periodo storico diverso. Quindi questo sistema retributivo terrei conto anche di questo elemento che attiene proprio al fatto che le pensioni devono in qualche modo, come dire, essere adeguate un po' all'andamento dei prezzi. E l'altro elemento che giustamente lei ricordava, il PC arrivò in ritardo. Secondo me il PC più che arrivò in ritardo sulle pensioni, non so se il PC arrivò proprio in ritardo sulle pensioni, perché prima negli anni 50 il PC insomma era un po' complicato, però cioè, secondo me il punto è che il PC ebbe sempre una visione delle pensioni come salario differito, il che è questo un po', diciamo, la debolezza casomai, cioè di vedere le pensioni come salario differito e di non diciamo di avere un ritardo su questa differenza tra, appunto, diciamo, l'articolo 38 in questo è stato molto chiaro e per molto tempo non lo si è, a mio parere, recepito. Ecco, questo è un po' il punto fondamentale. Dopodiché tra contributi sociali e fiscalizzazione c'è un'enorme differenza. I contributi sociali sono quelli che pagano i lavoratori, detta male, la fiscalizzazione, che peraltro Berlinguer Giovanni chiedeva per le pensioni sociali ai bisognosi, è un'altra cosa, è quella a creare distribuzione effettivamente. Che poi c'è stata, è l'argomento di più appassionato, la palla delle pensioni. Il mio dovere è interrompermi. Perché si rispetta. Grazie mille a Michele Santoro, a Chiara Giorgi, e inviterei a salire qui al tavolo gli ultimi due protagonisti di oggi, Olimpia Capitano, che discute un paper dal titolo Il dentro e il fuori, il lavoro domestico salariato a Roma tra anni 70 e anni 90, un'indagine comparativa tra agency e grammars of dependencies, e il discussant Manfredi Alberti dell'Università di Palermo. Grazie. Salve a tutte e tutti, anzitutto grazie mille per l'occasione di essere qui. Io sono Olimpia Capitano, Università di Teramo, sono al mio primo anno di dottorato, qualche mese, e
Anche per questo motivo ho bisogno di introdurre un paio di premesse prima di andare a esporre il progetto. La prima premessa si lega alla fase in cui è, la seconda premessa invece si lega a dei cambiamenti che ci sono stati, nel senso che il paper che ho sottoposto resta focalizzato sulle medesime questioni nodali, le domande sono quelle, le domande delle rielaborazioni che ho fatto in questi ultimi settimane, ora vi spiego perché, restano quelle, i punti fondamentali sono quelle, cambiano degli aspetti relativi alla periodizzazione, o meglio, il titolo che c'è il titolo che c'è sul portale dell'evento presenta 70 e 90. All'interno del paper invece avevo ipotizzato un'estensione tra anni 60 e 2000, sono tornata sui 70 e 90 per dei motivi specifici che ora vi argomenterò. E poi cambiano appunto delle premesse legate a metodi per una ragione sostanziale che vi dico subito. Dal 22 al 27 maggio sono stata a esporre il progetto, a fare una scuola di formazione a Varsavia con una rete di ricerca che si chiama Words of Related Questioning Work, vicina a l'Institute of Social History di Amsterdam, Global Labor History, e siccome appunto sono in fase iniziale, o meglio, sono alla fase pre-approccio alle fonti, che inizierò adesso da luglio. E siccome le suggestioni metodologiche che ho deciso di scegliere sono a loro volta in fase laboratoriale, ho capito, grazie al confronto con diversi studiosi e studiose, e grazie al dibattito che ne è emerso, che c'erano degli aspetti che erano migliori, delle proposte che erano migliori per affrontare il mio progetto e che mi hanno portato a cambiare un po' delle linee di priorità, che adesso vi dico. Allora, il punto resta lo stesso, cioè il progetto che mette al centro le lavoratrici domestiche salariate a Roma tra anni 70 e anni 90, vorrebbe, provare a fare un'analisi che mette in relazione uno studio delle pratiche di coercizione che si strutturano all'interno di queste relazioni lavorative e unire tutto ciò a un'analisi dell'autopercezione da parte delle lavoratrici domestiche in questione e della rappresentazione del lavoro domestico, cercando di questionare come queste dinamiche relazionali vadano a strutturare una sorta di normalizzazione culturale e legittimazione sociale dello sfruttamento storicamente radicato all'interno di questo settore, con particolare attenzione alle lavoratrici domestiche italiane, ma soprattutto, non necessariamente soprattutto, ma in maniera appunto comparativa, quelle legate alle comunità capoverdiana, filippina ed eritrea. E gli obiettivi fondamentali sono legati a anzitutto cercare in Italia, cosa molto poco fatta, di inserire più compiutamente la storia del lavoro domestico salariato all'interno della storiografia del lavoro, grazie proprio a questa rete che si sta creando con Work. Cercare anche di fare un'operazione strettamente correlata, cioè quella, anch'essa molto poco diffusa, di creare un'analisi, uno studio, una riflessione storico-empirica più solida rispetto alle teorie intersezionali. E tutto ciò appunto come aspetto legato a un'analisi rivolta a, diciamo, coprire dei buchi, non vorrei essere, insomma, volta a scandagliare degli aspetti legati alla storiografia del lavoro, però appunto rimanendo sul nodo centrale della relazione, dell'analisi della relazione fra
pratiche di coercizione all'interno del settore del lavoro, autopercezione, agency delle lavoratrici, rappresentazione e come queste cose vanno a interagire creando delle forme di sfruttamento socialmente costruito molto ricorrenti, molto ben definite. E come vi ho detto, ho apportato delle modifiche grazie a questa scuola di formazione che sono andata a frequentare e grazie al dibattito che ne è emerso. I gruppi principali in cui si suddivide questa storia sono quelli che ho indicati e faccio soltanto un piccolissimo appunto. Mentre nel progetto come presentato nel paper mi focalizzavo maggiormente sulle proposte del gruppo 4, cioè l'intersecting marginalities, e le proposte del gruppo delle grammars of dependencies, adesso ho ripensato alcuni aspetti focalizzandomi maggiormente sul sites and fields of coercion e su intersecting marginalities. Questo perché ci sono stati degli sviluppi, adesso magari poi ne parliamo, non vado a approfondire troppo, ma ci sono stati degli sviluppi all'interno delle proposte legate alle grammars of dependencies molto meno correlabili a un progetto di storia sociale del lavoro, che poi è quello che in fin dei conti voglio andare a fare, e molto più invece legate a verb-oriented method e aspetti diversi, parecchio diversi da quello che voglio fare io. E, allora, parto da due cose velocissime sullo stato dell'arte, giusto per introdurre, ma poi vado nel cuore del progetto. Allora, sostanzialmente, veramente in brevissimo, la storia del lavoro domestico si può riassumere, si può sostanzialmente individuare due filoni principali, quindi salto qua, che sono particolarmente legati a un inserimento più legato alla storia della famiglia o altrimenti più legato alla prospettiva di genere. Come detto precedentemente, la storiografia del lavoro si è poco concentrata su questi temi. Si è poco concentrata su questi temi per vari motivi, molto legati anche a chiaramente una maggior concentrazione su soggetti ritenuti collettivamente, socialmente più rilevanti. Oltretutto la crisi delle domestiche, il paradigma della modernizzazione, non le ho messe, pensate, moltissime virgolette, per cui per molto tempo c'è stata questa idea radicata della crisi delle domestiche lunga quasi un secolo, cioè da fine 800 a fine agli anni 80 del 900, continuava a essere molto radicata l'idea che il servizio domestico dovesse andare ad estinguendosi piano piano, mentre invece mi segnalano i dati che ho riportato, questa cosa non è assolutamente successa, anzi il numero delle lavoratrici domestiche è aumentato sia in termini relativi che assoluti. C'è stato un forte revival degli studi in materia, però non molto legato all'ambito storiografico, specie in Italia, soprattutto legato a studi sociologici, soprattutto studi internazionali, e sono state elaborate nuove categorie di analisi sia legate a studi storiografici, sia legate a studi sociologici, più fortemente legate a studi sociologici, ma fortemente correlate anche a l'evidenza di un aumento del fenomeno in correlazione allo sviluppo delle catene globali della cura e quindi dell'articolarsi di questo fenomeno all'interno del mercato globale del lavoro, tanto che sono state elaborate nuove categorie analitiche come quelle che ho riportato: divisione razziale del lavoro riproduttivo, catene globali della cura, divisione internazionale del lavoro riproduttiva, divisione internazionale del lavoro. Queste io cercherei un po' di congiungerle con le nuove categorie che stanno essendo pensate all'interno delle reti di ricerca legate alla Global Labor History, che cercano di spostarsi un'analisi più strettamente legata su settori lavorativi a un'analisi più strettamente legata alle le dinamiche coercitive all'interno di diversi settori lavorativi, e quindi focalizzati su un'indagine spesso storico-sociale, spesso legata a una riflessione intorno al binomio controllo-autonomia rispetto a produzione e riproduzione sociale, che è un aspetto un po' particolare, 5 minuti. E, per quanto riguarda il progetto di ricerca nello specifico, come vi ho detto, l'idea è quella di indagare diversi aspetti,
Per farlo voglio partire dall'intendimento della fascia come sito di coercizione, ossia come un'analisi all'interno dello spazio della casa che vada a analizzare la materialità del lavoro domestico, come cambia, come si evolvono le relazioni, cosa succede fra datrici, datori, lavoratrici, lavoratori, anche uomini, e cercare di analizzare la percezione da parte di chi lo svolge e anche eventualmente poi ragionare su le dinamiche più legate alle gerarchie interne, alla percezione, alla rappresentazione da parte di datrici e datori. Fare questo mi permetterà, credo, di questionare in maniera rilevante anche la connessione tra questo sito di coercizione e da altri siti, intesi come senso più ampio, catene globali della cura, ad esempio, senso più stretto, cioè senso più ravvicinato, connettere mobilità e lavoro all'interno della città, parlando di Roma, ma all'interno dei diversi quartieri, cercare di analizzare il quartiere anche come spazio dove si riproducono certe dinamiche di dipendenza, gerarchia, come si strutturano le relazioni tra le lavoratrici che fanno parte di, tante virgolette, di diverse nicchie etno-razziali socialmente costruite. Fare questo credo possa permettere appunto di connettere il dentro e il fuori, anche nel termine, anche riflettendo sulla distinzione costruita delle sfere separate, sfera privata e sfera pubblica. Qui c'è una forte elaborazione da parte di Raffaella Sarti rispetto alle open houses, cioè appunto queste case, sfere private, separate, dove però si verificano moltissimi incontri fra datori e datrici italiani e lavoratori e lavoratrici stranieri, in perfetta conflittualità e contraddizione rispetto a le politiche migratorie, almeno come vengono rappresentate. E lo studio di caso che voglio affrontare è quello di Roma. Principalmente mi voglio focalizzare sugli aspetti che vi ho detto. La cosa importante rispetto agli anni 70-90 è anche quella della mancata alleanza. Magari approfondisco dopo. La mancata alleanza rispetto al tema dell'intersezionalismo proprio riprende, svela un po' questo concetto formulato da Beatrice Busi, la difficoltà da parte anche dei femminismi, di vedere e argomentare in un certo modo questo tema all'interno di, verificatosi all'interno del lavoro domestico salariato, perché strutturalmente abbastanza invisibile. Per tante ragioni, perché poi più concentrati sui femminismi di movimento associativo e sindacale sul lavoro extradomestico oppure su il salario, ma per le casalinghe. Però persino Apicolf, ad esempio, che teoricamente era ben più evidente, non tematizzare in un certo modo l'aspetto della razzializzazione di questo settore. Io ho approcciato il caso di Roma sulla base di diversi dati qui presenti, ma che non ho tempo adesso di esporvi, e per quanto riguarda il tema della periodizzazione, molto brevemente, avevo deciso di estenderla maggiormente perché i flussi in entrata, specie anche in Roma, verso Roma, già dagli anni 50 sono molto rilevanti, dagli anni 60, quando viene emanata la circolare 51, con la clausola della preferenza nazionale e un sacco di altri elementi, diventa un tema davvero, e nel 2001 è una data simbolica per la grande sanatoria che ha riguardato il lavoro domestico salariato. Tuttavia però concentrarmi sugli anni 70 e 90 penso che mi permetta sia di prendere il periodo fulcro per quanto riguarda le catene globali della cura, il periodo fulcro per quanto riguarda la mancata alleanza. Oltretutto nel 74 c'è il contratto nazionale per le colf, che teoricamente riguarderebbe anche le immigrate, però quelle regolari, questo tema. Quindi limitare in questi margini penso sia la scelta proprio più efficace. Per chiudere vi dico brevissimamente le fonti che ho intenzione di esplorare per quanto riguarda l'aspetto più legato a
il mercato del lavoro, per quanto più legato proprio all'analisi delle dinamiche coercitive al momento di entrata, permanenza, fuoriuscita dal lavoro. Ci sono diversi archivi che ho intenzione di consultare per quanto riguarda dati, inchieste raccolti da l'INPS, soprattutto per quanto riguarda l'osservatorio sul lavoro domestico, ma anche da Istat e Caritas. Ci sono diversi fondi, ora qui non ho elencato, ma presenti soprattutto sotto il punto di vista delle inchieste negli archivi di ACI-COLF e DAPI-COLF. Per quanto riguarda, e questo è il tema che più mi preme, in realtà è il tema più centrale in termini di fonti, le agency delle lavoratrici, voglio sia consultare inchieste già presenti, interviste già fatte da queste lavoratrici che, insomma, di cui voglio, che vorrei indagare, da Caritas, Colf e Apicolf, e anche produrre storie orale. Per fare questo ho tutta questa rete di associazioni che è disponibile per aiutarmi a individuare chi intervistare. In più sono sostenuta dal Circolo Gianni Boso, che mi ha proposto di creare un fondo, dall'AISO che mi supporta in questo percorso, perciò non credo che potrà essere fatto. Sul tema della rappresentazione femminista ci sono i fondi di Archivia, di nuovo Apicolf, e stavo anche pensando di consultare le fonti a stampa sul tema della rappresentazione più in generale. Per chiudere, davvero credo che cercare di condurre l'analisi in un luogo circoscritto, in un tempo circoscritto, ponendo insieme tutti questi diversi piani di lettura, possa permettere di riportare su un piano empirico la teoria intersezionale, ma anche cercando di fare un'argomentazione storica di un rapporto che viaggia in maniera relazionale forte tra piano materiale e piano culturale. E chiudo, scusatemi, tantissime cose da dire. Grazie. Sente? Beh, io in quarto d'ora massimo cerco di tagliare volevo iniziare ringraziando gli organizzatori del comitato scientifico per aver, perché comunque Storia in Corso è un'opportunità importante anche per tutti, diciamo, di imparare, di scoprire cose nuove. Io stesso ho partecipato più di 10 anni fa come dottorando, non mi ricordo quanto è stato importante. Credo che sia sinceramente una delle cose più belle che fa la SISCO, quindi veramente mi fa piacere. E mi dà l'opportunità di discutere, diciamo, dire qualcosa dal mio punto di vista su una ricerca interessante, ambiziosa, per come abbiamo sentito. Io ho avuto modo di guardare anche la presentazione che Olimpia Capitano vi ha proposto, con qualche anticipo, perché aggiunge molti dettagli rispetto al paper che voi avete potuto scaricare dal sito. E, diciamo, dico subito che a 10 anni dalla nascita della SISLAB, che è la Società Italiana di Storia del Lavoro, diciamo, si conferma che nuove leve di ricercatori mettono al centro la storia del lavoro, e questo credo che sia molto, molto importante. E non sono tante le ricerche di storia del lavoro che in effetti hanno studiato la storia del lavoro domestico nell'Italia del Novecento, quindi questa ricerca così ambiziosa, così difficile anche per certi versi, potrà andare a colmare una lacuna. E Olimpia Capitano parte da riferimenti storiografici piuttosto solidi, che faccio solo due nomi, uno è già stato fatto, Raffaella Sarti, soprattutto per la storia moderna, ma non solo, ma anche Alessandra Gissi per la storia contemporanea. Leggendo il paper si ha l'impressione di una buona consapevolezza metodologica come punto di partenza, teorica e metodologica, che include riferimenti internazionali molto, molto ampi, che vanno, che, diciamo, investono anche le scienze sociali, quindi, diciamo, come si è potuto intuire dalla presentazione, e incrociano la dimensione della Global Labor History, che è appunto il nuovo standard, diciamo, del dibattito sul lavoro, che tende a scardinare, a rivedere le categorie, soprattutto con una forte critica dell'eurocentrismo e delle tradizionali idee dell'evoluzione e della modernizzazione nel campo del lavoro.
Questo, il tema che Olimpia ha scelto permette di collocare questa ricerca al crocevia fra metodi e filoni di studio molto diversi, la storia della famiglia, la storia di genere ovviamente, la storia delle migrazioni, nella misura in cui vengono esaminate le comunità capoverdiana, filippine ed eritrea presenti a Roma, la storia del welfare in un certo senso per contrasto, nella misura in cui diciamo, l'espansione del lavoro di cura privato in un certo senso va andato a colmare le lacune del welfare italiano. E ovviamente diciamo quindi con una messa al centro del metodo della storia orale, ma non solo, si tratta in definitiva di una storia sociale del lavoro, domestico in questo caso, che cerca di incrociare, io direi, una dimensione oggettiva e due dimensioni soggettive, almeno io l'ho vista un po' così, quella oggettiva è quella delle pratiche di sfruttamento, quindi una dimensione più economica, diciamo, di analisi delle forme dello sfruttamento del lavoro domestico salariato. Olimpia Capitano fa una scelta precisa da questo punto di vista. Poi le due dimensioni soggettive sono quella della rappresentazione del lavoro domestico. Io includerei, diciamo, in questa dimensione soggettiva anche il modo in cui le fonti statistiche rappresentano il lavoro. E la terza dimensione soggettiva è quella dei diretti interessati, delle dirette interessate o dei diretti interessati. Quindi, diciamo, una non semplice integrazione fra dimensione oggettiva e soggettiva. E, come credo non sarà semplicissimo incrociare queste diverse fonti, quindi, diciamo, è una sfida che, diciamo, bisognerà ecco, avere diciamo, delle accortezze anche dal punto di vista metodologico e poi diciamo, l'integrazione dei risultati di punti di vista che non necessariamente coincideranno. E, per quanto riguarda la periodizzazione, ecco, io devo dire che anche ascoltando la presentazione sono convinto che la nuova periodizzazione sia più convincente, quella appunto 1970-1990, sia per i motivi che tu hai esposto, sia ne aggiungo qualcun altro, diciamo il periodo 70-90 è quello che appunto coincide con la crescita dell'immigrazione straniera e del relativo dibattito. Quindi. Poi diciamo è anche gli anni 70 sono il primo momento in cui cresce il tasso di attività femminile, almeno così come viene misurato dalle statistiche ufficiali, ma anche il periodo in cui emergono sia nei fatti sia nel dibattito i temi della precarizzazione e anche il tema dell'espulsione della forza lavoro femminile dai settori tradizionali verso forme, verso altri settori, diciamo, meno centrali o ritenuti meno centrali. E poi il periodo tra i 70 e i 80, ovviamente il contesto della crescita dei movimenti femminili e femministi, e diciamo in questo passaggio dai 70 agli anni 80 c'è anche un mutamento interno a questi movimenti, come è stato evidenziato per esempio da alcune teoriche più in campo filosofico che hanno osservato come tra gli anni 70 e gli anni 80, anche nelle varie forme del movimento femminista, ci sia stato un po' uno scivolamento da una critica del capitalismo a un'accettazione di un orizzonte di tipo neoliberale. No? Penso a Nancy Fraser o a Silvia Federici, sempre per rimanere a un campo più filosofico. Quindi diciamo, effettivamente, gli anni tra 70 e 80 sono forse più interessanti da mettere al centro, quindi con focus su questo ventennio. E rispetto poi alla scelta di caso della città Roma, anche in questo caso credo sia interessante Roma per i motivi che sono esposti nel paper, che insieme a Milano sono le due grandi città che assorbono in qualche modo la manodopera domestica. Quindi mi chiedo se diciamo, ci sono degli studi, per esempio, su Milano che possono essere messi a confronto, io temo di no. Da questo punto di vista credo potrebbe essere interessante andare a esplorare se tra le fonti edite o archivistiche della Società Umanitaria di Milano, che si è sempre interessata alle condizioni del lavoro, sin dall'inizio del Novecento, ci sono delle fonti o dei dibattiti sul lavoro domestico. E, dal momento che è uno studio urbano, credo che sia utile un confronto con la storia urbana. No? Quindi da questo punto di vista suggerirei anche semplicemente uno spoglio delle riviste principali che si occupano di storia urbana, Città e Storia e altre. Ed è da verificare se c'è qualcosa di interessante tra le pubblicazioni del CROMA, che è il Centro di Studi su Roma dell'Università di Roma III, che da diversi anni si occupa di studiare dal punto di vista urbanistico, ma anche di storia economica e sociale, la città di Roma. Da questo punto di vista uno strumento interessante che segnalo, che anche se diciamo, riguarda l'oggi,
presente ma che può dare degli spunti retrospettivamente è il portale Mappa Roma, che è elaborato sempre da alcuni studiosi di Roma 3, che diciamo, si occupa anche della distribuzione geografica nel comune di Roma delle varie comunità etniche e anche delle professioni, traendo dati soprattutto dai censimenti. Si occupa degli ultimi anni, però magari può dare qualche spunto anche per il passato. E per concludere, avevo elencato alcuni aspetti più strettamente economici che mi hanno incuriosito e che andrebbero, secondo me, potrebbero essere approfonditi. E il primo è il tema che pure è accennato del dibattito economico sul lavoro produttivo e improduttivo, che ovviamente è una grossa questione teorica che risale ai tempi di Adam Smith e che poi è stata discussa nell'ambito del femminismo come critica delle categorie dell'economia politica liberale. Quindi anche su questo vedere per esempio i lavori sulla storia delle etichette statistiche, come hanno rappresentato il lavoro femminile di Alessandra Pescarolo, Barbara Curli, ecco, questi riferimenti potrebbero essere utilmente inclusi. Poi ecco, c'era un passaggio che io credo andrebbe un po' meglio precisato, si parla della crescita del tasso di occupazione di attività femminile nel corso del Novecento. Ecco, questa è una questione che emerge in maniera un po' più contraddittoria, almeno stando alle fonti statistiche, rispetto per esempio agli anni del boom economico. Ci fu all'epoca un famoso dibattito sul perché risultava un calo del tasso di occupazione femminile. Quindi diciamo, questa idea che ci sia stata una crescita continua del tasso di attività femminile, diciamo, non corrisponde alle fonti statistiche, anche se poi il significato di queste stesse fonti è stato oggetto di dibattito all'epoca e anche dopo. Quindi diciamo, entrare un po' di più nella scatola nera, diciamo, della produzione del dato statistico credo che sarebbe molto interessante, visto che annuncio di utilizzare le fonti statistiche, però sono, diciamo, da maneggiare ovviamente con uno spirito critico che credo non manchi, diciamo, dato l'impianto della ricerca. E poi per esempio, se possibile, no, sarebbe interessante capire se si può esplorare meglio concretamente come funzionava il reclutamento nel settore del lavoro domestico, come trovavano lavoro le domestiche e i domestici, attraverso quali canali più o meno formali, si creavano dei differenziali salariali per genere ma anche per etnia, e se sì, diciamo, come possiamo argomentare questa, spiegare. Come riferimento bibliografico aggiuntivo è interessante, anche se apparentemente si occupa di altro, pensavo anche ai lavori di Anna Badino sul caso di Torino, anche se si occupa degli immigrati meridionali, però diciamo come termine di confronto potrebbe essere interessante. Per finire, con si spera con un po' più di leggerezza, ma non so, diciamo, mi veniva in mente a proposito di storia delle parole, storia dei concetti, la canzone di Enzo Iannacci, famosa Quelli che è del 1975, tra le varie strofe c'è quelli che dicono la mia serva, oie. E diciamo, evidentemente questa battuta, questa riflessione critica di Iannacci che del 75 evidenzia un cambio di sensibilità sul modo di rapportarsi al lavoro domestico. Quindi mi chiedevo se si può anche tracciare la nascita dell'abbreviazione COLF nella lingua italiana, che sta per ovviamente collaboratrici familiari. Io credo che sia degli anni 70, in corrispondenza con la nascita delle organizzazioni sindacali che tu richiami nel paper, le API-COLF e le ACLI-COLF. Però anche questo, poter fare una ricerca sui vocabolari potrebbe essere carino, credo. Mi fermo e vi ringrazio. Grazie mille per la presentazione, nuovo di Claudio. Sì, io volevo fare una domanda su un concetto che utilizzi all'interno della tua presentazione, anche nel paper, ma sul quale non ho ben chiaro cosa che è agency. Io stesso lo utilizzo nella mia ricerca, so esattamente cos'è, come categoria antropologica, solo che non l'ho capito nel tuo capitolo. Perché, fra l'altro, mi pare di aver capito che esiste un grandissimo vuoto, se vogliamo, di conoscenza su questo fenomeno,
e sarebbe anche facilissimo cercare di riempirlo parlando ecco, del fenomeno delle collaboratrici familiari, insomma, di questo settore lavorativo, facendo passare ecco, questi soggetti in realtà come elementi passivi, no, di questo discorso. Invece fare di agenzia, questo diciamo, mi sembra molto interessante, anche alla luce del fatto che puoi recuperare le esperienze anche di alcune attività. Quindi semplicemente volevo capire sia come intendi, cioè volevo un chiarimento su come intendi utilizzare ecco, i dati statistici e la ricostruzione di questo fenomeno in senso più ampio, la soggettività di questi di queste protagoniste femminile indicato e quindi anche cosa intendi per agency e dove sta l'agency di questi soggetti in maniera specifica. Grazie. Io non sono una storia del lavoro, parlo perché come il 95% dei figli dell'immigrazione libera sono figli domestici, quindi un mondo che conosco da vicino. Però ci sono alcune cose, perché è un mondo molto complesso quello dei domestici e dei domestici. Intanto se c'è una distinzione tra fisse e non, perché il mondo delle fisse è un mondo molto piccolo, molto ristretto, si allarga il giorno pomeriggio, la domenica. Il mondo delle domestiche invece che lavorano dalle 9, dalle 8, 17, alle 16 è un mondo ampio. E dato che il focus è su due comunità come la capoverdiana e l'Eritrea, che sono comunità dove il ruolo delle donne, il loro ruolo politico delle donne, nella costruzione delle reti, dei legati, del movimento di dipendenza dei due paesi, è molto forte, volevo un attimino capire qual è il diverso ruolo all'interno delle comunità, delle domestiche fisse, invece di quelle che poi tornano a casa. Forse la storia delle domestiche e dei domestici va inserita anche nella storia delle comunità straniere in Italia, che ormai vorrei fare, perché insomma ci sono comunità abbastanza risalenti. E poi ragionare sul tipo di famiglie cui lavorano queste domestiche e questi domestici, perché lavorare nella famiglia dell'avvocato, insomma, che ha un stipendio buono, ma